Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua pansè. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due. Pansè mie, pansè tua, in ricordo del nostro amore. Che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai. Me la allora, dai, no, me la dai, no. Dio salvi il fu cavalier Berlusconi. E non solo perché era un mondo più divertente quando Maristella Polanco ballava sul tavolo con la parrucca della Boccassini e ora c'è invece Maria Elena Boschi con la parrucca di Nil De Jotti, senza un fidanzato, chiusa in casa da sola e sul tavolo ci stira solamente i vestiti. Dio salvi Berlusconi perché, anche se non perfettamente in possesso di tutte le sue facoltà, riesce a stupirci comunque. A leggere i giornali avremmo potuto cominciare con la canzone della Rosina, dammela, dammela, dammela. Sarebbe la RAI, la Rosina e il governo, e la cessione riguarderebbe le torri delle antenne Rai Way per la ragguardevole cifra di 1.200.000.000. Ma io, che a dire di Scalfari conosco Berlusconi come Totò conosceva Peppino, avrei qualche dubbio su questa offerta d'acquisto, che se anche formulata con tutte le caratteristiche della serietà, mi sembra piuttosto una violenta dichiarazione d'amore nei confronti di Renzi, di quelle che potrebbero anche finir male, con il lancio di una bella bottiglietta di acido muriatico sulla faccia. E siccome parlasi di due mostri tipo King Kong, le dichiarazioni d'amore tra questo genere di primati si fanno danzando, gonfiando i pettorali e promettendo sfracelli al momento dell'amplesso. Ah, ma te, ma che fai, lo schizzinoso? Pensi di spaventarmi minacciando di far nascere una vera concorrenza televisiva riformando la RAI? Allora pensi proprio come i giornali che ti sostengono che Berlusconi sia alla frutta, che le sue TV non fanno più un euro di profitto e che fino a quando resterò presidente del Milan, il Milan non riuscirà più a vincere nemmeno il torneo dedicato a Berlusconi Luigi. Allora io gonfio i muscoli e a dicembre mi divido con i miei soci 81 milioni di utili, vendo un pezzetto di Mediaset e ci faccio altri 400 milioni e dico pure che sono pronto a comprarmi la Rizzoli Libri, così glielo spieghi tu al Corriere della Sera chi ha ancora i cosiddetti in Italia e soprattutto i soldi. E siccome tu hai deciso, Renzi, di vendere l'Enel fino a scendere sotto la soglia del 30%, che fino a oggi si sa assicurava allo Stato una posizione dominante, allora spiegalo tu agli italiani, visto che fai tanto il liberista, perché le antenne della RAI, sulle antenne della RAI lo Stato deve mantenere il controllo al 51%. Ah, bello. Fatti sotto che lo scimmione non è ancora morto. Questa sarebbe la danza dell'amore minaccioso. Ma poi viene avanti un'altra canzone. Oh, che bella pansè che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua pansè, che sembra dire la stessa cosa, ma invece dice una cosa completamente diversa. Matteo, guarda che con la riforma della RAI rischi di metterti nelle mani degli aspiranti Tsipras e di Bersani, che oggi ti ha mandato a quel paese, e se vai avanti da solo dovrai confrontarti uno per uno con tutti i dipendenti del servizio pubblico, sai che spasso, e con i grillini, che è vero, oggi hanno detto che sono disponibili per il bene della RAI e del paese a parlare con tutti, però
tu lo sai che per loro pure la carta igienica è un bene comune. Tu che fai? Diventi socialista? Io ne ho un'altra di panse in petto, e se le mettiamo tutte e due insieme, panse mia e panse tua, allora facciamo la rete unica delle torri. E tu tieniti pure questo 51% a cui tieni tanto. A me basta il 15% e il potere di veto. Così decidiamo tutte insieme e io vado avanti con quello che mi interessa veramente. Telecom e la banda larga, il grande affare che voglio lasciare in eredità ai miei figli. Fidati, le televisioni che sono rimaste, anche le mie, sono ferri vecchi. C'è poco da riformare. Tanto è vero che io i programmi televisivi li faccio in Spagna e in Italia li vengo a distribuire su Canale 5, eccetera, come si chiamano le altre reti, che sono come distributori di benzina e pubblicità. Se non facciamo qualcosa insieme, allora vedrai che arriva la televisione su internet, arriva Netflix e ci andiamo. Io, te e Gubitosi all'isola dei famosi. Oh, che bella panse che hai, facciamo la pace, ti conviene, se no io finisco come Gheddafi, forse, ma non credo, ma tu finisci di sicuro come il governo libico, assediato dai soliti statalisti che in Italia sono peggio dell'ISIS. Oh, che bella panse che hai. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai? No. Siamo al confine fra Libia e Tunisia, l'impressionante fila di macchine e camioncini che vedete sono tutti egiziani che scappano dalla Libia per paura dell'ISIS, ma la cosa paradossale è che la Libia è in mezzo fra la Tunisia e l'Egitto e loro preferiscono passare dalla Tunisia piuttosto che dall'Egitto, perché più ci si avvicina all'Egitto più l'ISIS ha preso il controllo delle città e quindi andranno fino a Tunisi o a Gerba, prenderanno un aereo e ritorneranno in Egitto. Egitto? Ieri siamo arrivati quasi alla frontiera, ma ci hanno fatto tornare indietro dicendo che senza biglietto aereo per l'Egitto non ci avrebbero fatto entrare in Tunisia. Ora lo abbiamo comprato e spero ci facciano passare. E perché torni in Egitto? La mia famiglia è molto preoccupata. Mi hanno supplicato di tornare a casa perché la situazione è troppo pericolosa. Che lavoro facevi? Il panettiere. E anche loro tornano per lo stesso motivo? Sì, siamo tutti cugini. Non ce la sentiamo di rimanere qui in Libia. Io non vorrei andarmene, ma ho troppa paura. Qui ho la mia attività da tanti anni e ora ho dovuto lasciare tutto. Negozio, casa, amici, la mia vita. Dovrò ricominciare ancora una volta dall'inizio. Loro invece stanno rientrando dal confine della Tunisia perché li hanno mandati indietro, perché non hanno un biglietto aereo e quindi devono tornare qui in Libia, fare il biglietto aereo e ritornare in Tunisia. Il mio governo sta dicendo che dobbiamo tornare in Egitto, ma non trova una soluzione per noi. Sono giorni che rischiamo la vita facendo su e giù per la Libia. Non sappiamo più cosa fare. Stiamo solo perdendo tempo e soldi. Prima ti chiedono il visto, poi il biglietto aereo e alla fine chiudono le frontiere. La Tunisia non ci vuole. La Libia dice che dobbiamo andare via, ma noi non possiamo arrivare alla frontiera egiziana. Sarebbe un suicidio. Finiremo direttamente nelle mani dell'ISIS. Molti hanno affittato dei pulmini per arrivare fino a qui, si sono fatti lasciare al confine, confine che è stato chiuso per una settimana, quindi sono da giorni che stanno qui e adesso lo stanno finalmente riaprendo e quindi potranno entrare in Tunisia. Hanno preso tutto quello che avevano e scappano dalla Libia. Guarda, corri. Guarda, li stanno respingendo. Spingono via.
Ok, no problema, no problema. Si accalcano sempre più perché aspettano da giorni e giustamente sono nervosi. E non si capisce se li faranno entrare oppure no. E quindi li spingono ancora via qui. Stanno richiudendo. Guarda che stanno richiudendo, gira. Stanno richiudendo la frontiera. Hanno chiuso il portone, l'ingresso principale, e li fanno passare per quella porticina lì. Guarda come si accalcano. Sono a migliaia fra persone a piedi e gente nelle macchine, nei furgoncini. E ovviamente sono esasperati dopo giorni e giorni d'attesa, ancora non sanno se riusciranno a entrare. Mettere in fila perché si sono accalcati troppo. Hanno richiuso la porticina. Via, andate indietro! Andate indietro, non vi facciamo entrare! E giustamente, siccome sono qui da tanto tempo, hanno paura che non riapra la frontiera. Oh, manganello! Mandano via manganellata. Ti danno una manganellata sulla borsa. Hai visto che hanno ucciso 21 egiziani? Li hanno sgozzati come animali. Io non voglio fare quella fine. All for ISIS, come back in your country. All these people. Sì, tutte le persone che vedi qui stanno scappando dall'ISIS. Chiediamo all'Egitto di trovare una soluzione per noi. Non possiamo rimanere a lungo in queste condizioni. Prima ci dicono di tornare a casa, poi chiudono le frontiere. Piove, fa freddo. Sono qui da 3 giorni e ancora non so se riuscirò ad entrare in Tunisia. Ci stanno trattando come animali. Cambiano in continuazione la fila, quindi loro poverini si spostano a seconda di dove mettono la fila per non perdere il posto. Stiamo attraversando il deserto libico e lungo la strada abbiamo incontrato un gruppo di miliziani della brigata di Misurata che insieme all'esercito libico stanno andando a Sirte, una cittadina a 500 km a est di Tripoli. Secondo la stampa internazionale, Sirte sarebbe completamente in mano all'ISIS. In realtà, da quello che ci risulta, sarebbero solo 200 o 300 i jihadisti che però controllano un intero quartiere. Missili Grad, sono missili per... Quelle scatole di legno lì. Sì, sono dei missili di portata di 10 km fino a 15 km. Questo è l'ennesimo checkpoint che incontriamo lungo il viaggio perché è fortissimo il rischio di attentati qui in Libia. Pensate che a Tripoli un mese fa ce n'è stato uno nell'hotel più importante con 8 morti.
E tant'è che l'Italia ha fatto rientrare l'ambasciatore e tutto il personale italiano dell'ENI è stato fatto rimpatriare. Più ci avviciniamo a Sirte, più cresce il numero di miliziani che si incoraggiano, suonano il clacson. Guarda qua. Queste che vedete sono tutte abitazioni messe a disposizione dei soldati da parte di privati. E ora ci entriamo. Ciao. Vedete, stanno cucinando l'agnello. Sono tantissime qua, tutte le case qui intorno messe a loro disposizione. Riposano poche ore prima di tornare verso il fronte. Ho 22 anni, studiavo all'università, ma nel 2011 le hanno chiuse tutte e allora sono entrato nell'esercito. Sono qui al fronte da 3 mesi, ma ancora non capisco una cosa. Contro chi stiamo combattendo? Io non so dirti se l'ISIS esiste veramente. La mia idea è che i reduci del vecchio regime di Gheddafi stiano usando il nome dell'ISIS per riprendere il controllo della Libia. L'ISIS è solo uno strumento per creare tensioni dentro il paese. Fare la guerra costa. Chi li rifornisce di armi e munizioni? Sirte era la fortezza di Gheddafi. Qui c'è ancora tanta gente legata alla sua famiglia. Sono loro che hanno interesse a far sì che questa situazione degeneri. Sono musulmani come te. No, non sono fratelli. Sono solo nostri nemici. I musulmani non sono terroristi. Non si comportano come fanno loro. Noi non sgozziamo la gente. Hai paura di morire contro un, diciamo, ucciso da loro? Io non ho paura di loro. Se veramente questa cosa esiste, noi siamo qui per combatterla. Io sono in guerra per difendere il mio paese, la mia religione. Vogliono mostrare al mondo che l'ISIS esiste solo per ricostruire una dittatura come quella di Gheddafi. Siamo arrivati a Sidra di notte, senza luce, senza capire bene dove fossimo. E quando ci siamo svegliati, un'altra città fantasma. Allora, fra poco andremo con Luca Bertazzoni, che con grande coraggio è entrato dentro Sirte, ci è potuto rimanere poche ore perché la situazione è assolutamente fuori controllo. Saluto l'onorevole Quartapelle, saluto l'onorevole Di Battista e lasciatemi salutare con particolare affetto il tenente colonnello Gianfranco Paglia, che è medaglia d'oro al valore in Somalia e che il nostro pubblico conosce bene perché è stato con noi in molte trasmissioni. Partirei da Di Battista. Oggi ci sono due, diciamo, notizie abbastanza sconvolgenti. Una è il fatto che il boia, diciamo, quello che abbiamo visto in tante immagini di decapitazioni, di propaganda, in realtà è un cittadino europeo, diciamo, è una persona, tra l'altro, che appartiene alla classe media, diciamo, di 27 anni ed è stato individuato come tale. E l'altra è l'immagine di queste della distruzione, diciamo, di elementi fondamentali della cultura dell'umanità, fatta con una violenza inaudita dall'ISIS. Ora, perché considerate statue iconoclaste, sono distrutte con una rabbia, diciamo, voglio dire, che scatena una sensazione di reazione emotiva forse pari a quella delle decapitazioni, se non superiore, perché è come se colpissero contemporaneamente tanti pezzi di umanità, diciamo, vissuta nel corso di tanti secoli, non soltanto delle persone e basta. Quindi, di fronte a queste immagini qui, la sua reazione qual è? Perché, diciamo, per un certo tempo lei è sembrato quasi voler indicare una strada, non dico di dialogo, ma insomma di cercare un punto di contatto per trovare delle soluzioni, per stabilire perlomeno dei paletti di convivenza possibili. Ma loro non la vogliono questa convivenza, ormai si sono messi dall'altra parte, o noi o voi. Questo è il messaggio che viene fuori da queste loro immagini atroci di propaganda. Quindi a questo punto che si fa?
Cioè, che cosa dobbiamo fare? Basta semplicemente rimanere nei nostri confini? Basta semplicemente badare che non arrivino da noi? O bisogna fare qualcosa di diverso? Cosa pensa lei? Buonasera, grazie per l'invito. Che gli buttiamo la bomba atomica? Questa è la soluzione? Il terrorismo è come una macchina che va a benzina. Senza quella benzina la macchina sta ferma e diventa inutile. La benzina sono appoggi economici che paesi anche alleati e che fanno accordi commerciali con l'Italia gli danno, in particolare i sauditi e il Qatar. Io ricordo a tutti che l'Italia è il primo partner commerciale per quanto riguarda le armi con i sauditi, 300 milioni di euro soltanto nel 2013, e in Arabia Saudita nel 2013 hanno sgozzato 87 persone, legalmente, perché c'è la pena di morte lì, e in Arabia Saudita le donne non possono portare la macchina. No, perché io ricordo che ci hanno detto che andavamo a bombardare, a fare la guerra in Afghanistan perché portavano il burqa. E le condizioni delle donne in Arabia Saudita come stanno? Però quelle decapitazioni vanno bene, la Sharia in Arabia Saudita va bene. Allora il primo modo per togliere la benzina al terrorismo è togliere i finanziamenti e togliere le armi, perché qualcuno li sta armando. Italia Gola sono esecutori, ci sono anche dei mandanti dietro. Primo. Secondo, purtroppo il mondo arabo e una parte anche moderata ce l'ha con l'Occidente. E una delle ragioni è anche, non l'unica, la mancata risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Non lo dico io, alcune vittime dell'Olocausto hanno comprato una pagina del New York Times e hanno definito l'attacco da parte del governo Netanyahu a Gaza un genocidio. Questo bisogna dire, il problema in Italia, se tu attacchi il governo israeliano ti danno dell'antisemita, ma non c'entra niente l'antisemitismo con una critica fondamentale al governo israeliano. Questo è un problema che purtroppo dà benzina, perché tante persone, anche moderate, odiano l'Occidente e hanno alcune ragioni ce le hanno, e c'è il pericolo che possono finire tra le fila del terrorismo internazionale. Ultima cosa, oggi se c'è guerra in Libia è perché il governo Berlusconi, oggi sento, è incredibile come è diventata l'Italia, la Meloni, che accusa altre persone che hanno destabilizzato la Libia destituendo in maniera violenta Gheddafi. Ma chi era ministro sotto il governo Berlusconi 4? La Meloni. E chi ha imposto quell'intervento con molta forza? L'attuale Partito Democratico, e anche Napolitano l'ha fatto. Magari sotto impulso della CIA, perché Napolitano è stato durante la sua carriera politica, e bisogna dirlo, e io non ho paura di dirlo, è stato anche un uomo della CIA all'interno del Partito Comunista. Questo, finché era Presidente della Repubblica, non si poteva dire questa cosa. Adesso io ho la libertà di dirlo. Cioè, è stato... Lei lo dice, lei se ne assume la responsabilità di questo. C'è un libro che si chiama I panni sporchi della sinistra, che spiega benissimo un capitolo, diciamo, il passato di Napolitano. E l'hanno imposto quell'intervento per far sì che l'Italia perdesse i propri interessi e per rompere un accordo commerciale e di sfruttamento energetico che l'Italia, attraverso l'ENI, aveva con la Libia di Gheddafi. E oggi che cos'è quel paese? Quindi la terza cosa, le persone che sono responsabili, i paesi che sono responsabili, il disastro che oggi è la Libia, cioè dell'anarchia totale, in Libia non c'è soltanto l'ISIS, ci sono gruppi, frotte di gruppi ribelli, jihadisti, bande armate che utilizzano due governi, che si fa uno che non riconosce l'altro, la corte di giustizia libica che non riconosce il governo di Tobruk. Un delirio immane, e chi ha causato tutto questo oggi va in televisione, anche la Lega che ha firmato determinati trattati, anche la Lega che faceva parte di quel governo Berlusconi, e oggi ci viene a raccontare a noi tutti, ci dà la lezione su come uscire dal disastro libico. Allora la nostra proposta, l'Italia si può fare, può diventare capofila di un percorso internazionale, di intavolare un tavolo per la risoluzione dei problemi medio orientali, ma che non partecipino quei paesi in conflitto di interessi con il petrolio libico, come gli Stati Uniti e la Francia in primis. Chiediamo ai paesi dell'Alba, in America Latina, con i quali tra l'altro il Movimento 5 Stelle sta costruendo delle relazioni, magari loro possono risolvere, darci una mano nella risoluzione di questi conflitti che ci stanno a 400 chilometri dalla costa, senza essere in conflitto di interessi sulle risorse libiche. E aggiungo l'ultima cosa, il problema in Italia, il terrorismo c'è, ma il problema è qui, Charlie Hebdo, e l'attentato a Copenaghen dimostrano che sono dei lupi solitari, come ha detto giustamente lei, addirittura cittadini europei, danesi o francesi, che sono capaci di fare quegli atti così terribili di violenza. Allora il problema ce l'abbiamo qui in Italia. E che cosa fa oggi il governo Renzi del PD? Taglia sulle forze dell'ordine, sui carabinieri, sulla sicurezza. Io stamattina ho partecipato ad un'assemblea di precari, di vigili del fuoco. Anche i vigili del fuoco sono precari.
perché per il governo la sicurezza non è un investimento a tutela dei cittadini, ma una voce di spesa di bilancio. E quello che serve oggi per contrastare il terrorismo qui in Italia sono telecamere, sono la benzina nelle macchine delle gazzelle. Questo è il paese dove arrivano 300 hooligans ubriachi e il ministro dell'interno non è capace di gestirli. Immaginiamo i terroristi qualora dovessero arrivare, ma non è che arrivano, non sbarcano. Ci possono essere delle cellule qua, ma senza controlli come si fa? La sintesi della risposta di Di Battista è: primo, stiamo attenti a non smobilitare gli apparati di sicurezza interni; secondo, agiamo a livello internazionale ma per togliere l'acqua nella quale il terrorismo nuota, quindi facciamo delle operazioni per quanto riguarda le armi, cioè riusciamo a costruire una cortina di ferro intorno a loro, anche chiedendo coerenza a quelli che sono i nostri interlocutori privilegiati, cioè gli interlocutori privilegiati in quel mondo dell'Occidente che invece spesso hanno comportamenti contraddittori. Questo è un po'. Ma basta, è sufficiente questo? A me sembra che si sia fatta un grande calderone mettendo dentro tutti i cattivi, tutti da mandare via, tutti che hanno le armi, gli interessi di tutti. La realtà dei fatti è un'altra. Noi abbiamo visto delle immagini che sono atroci. La distruzione del patrimonio, di un pezzo del patrimonio culturale dell'umanità. Oggi abbiamo notizie di 350 cristiani rapiti in Siria, notizie, 15 uccisi, probabilmente stupri di massa, bambini che vengono fatti esplodere nelle scuole. Ci sono delle cose cattive e delle cose che, da condannare. Non si può dire che però alcune di quelle persone hanno delle ragioni. Ci sono delle cose che non vanno bene, che vanno condannate e bisogna combatterle, bisogna impegnarsi. Ovviamente la situazione internazionale è una situazione complicatissima, lo vedevamo anche dalle immagini dalla Libia, ci sono persone che scappano, c'è una situazione di guerra, però bisogna essere chiari su alcuni punti, condannare le cose su cui noi non siamo d'accordo, non è colpa di tutti, certo. Ci sono dei flussi finanziari, certo le armi vanno controllate, certo l'Italia ha in questo momento una delle... Ma non basta. Però bisogna poter differenziare nelle varie situazioni. La Libia è un conto, l'ISIS è un'altra cosa. La posizione di Battista in linea generale, diciamo come posizione ideologica, posizionamento suo in particolare, è nota, no? E quindi lui stasera l'ha ribadita. A quelle persone che scappano, ai nostri cittadini che sono preoccupati, vanno date delle risposte, ecco, che vanno al di là delle ideologie. Voi che state al governo, no? Perché se no si dice che quello che dice lui non basta, però voi, diciamo, che cosa fate di diverso rispetto a quello che dice lui? Cioè lui dirà delle cose anche stravaganti, però in realtà qual è la differenza? Cosa si può fare? Che cosa si può fare? Ma noi abbiamo messo, concretamente, siamo sempre lì, cioè lui dice che si devono fare tutte queste cose qua, ma non intervenire militarmente in Libia. Voi siete d'accordo che in Libia sarebbe un errore e quindi non bisogna intervenire? Quindi qual è la differenza? Che bisogna fare? Noi abbiamo messo uno dei nostri uomini migliori della diplomazia italiana, l'ambasciatore Buccino, che in tutti questi mesi a rischio personale è stato a Tripoli, ha cercato di trovare un accordo tra le due parti in conflitto. Di Battista di questo mi sembra che non abbia parlato. Abbiamo cercato una soluzione diplomatica. Ci siamo resi disponibili qualora venisse trovata una soluzione internazionale su cui stiamo tutti quanti lavorando, e su questo c'è anche l'accordo anche di altri partiti, anche di opposizione, e sono contenta di capire, insomma, che questa sera possono esserci anche delle aperture per lavorare insieme sulle questioni di politica estera. È giusto lavorare insieme. Poi parliamo anche di queste cose. Poi ci siamo resi disponibili, qualora ci fosse un accordo internazionale, a far sì che anche i nostri uomini migliori delle forze armate siano lì a difendere un cessato il fuoco. Sì, io forse nella mia maniera un po' maldestra, un po' rudimentale, un po' terra-terra, no? Come sono abituato a ragionare io, ma sembra assurdo, ma non vedo una grande differenza. Vedo una certa posizione di impotenza rispetto a quello che sta succedendo. Quelli distruggono le statue, decapitano, ammazzano, ma poi Obama dice vabbè, bombardiamo, però dall'alto, cioè la situazione potrebbe perfino peggiorare la condizione di vita di quelle persone che non possono scappare di là, cioè quindi bombardare dall'alto significa colpire, diciamo, in maniera abbastanza indiscriminata.
aspettiamo l'iniziativa diplomatica, ma su un governo, quello libico, che non esiste, è diviso in due. Chi governa la Libia in questo momento? È una situazione difficile da decodificare. Quindi, secondo lei, cosa si fa? Ha premesso che nessuno ha la bacchetta magica che risolve i problemi del mondo. Che la situazione è molto complessa. Diciamo. Sicuramente dall'interno di uno studio televisivo è ancora più difficile cercare di risolvere determinate problematiche che abbiamo visto, che le conosciamo. Per quanto riguarda me, da soldato, posso dire che dove ci è stato chiesto di intervenire abbiamo sempre fatto bene. Non abbiamo mai fatto la guerra, abbiamo cercato di portare la pace, pagando anche un prezzo alto, però posso affermare con orgoglio che sicuramente ne è valsa la pena. Quindi dal mio punto di vista, quello che deciderà di fare il governo, e non solo il governo ma anche le organizzazioni internazionali, troveranno sicuramente dei soldati pronti ad affrontare qualsiasi tipo di esigenza. È ovvio che obiettivamente qualcosa va fatta per proteggere il nostro paese in primis, e poi sinceramente anche va fatta per salvaguardare la vita degli altri, perché poi penso che sia troppo facile far finta di non vedere, far finta di non guardare, rimanere nel proprio paese pensando che il problema non ti riguardi. Quindi penso bisogna che un paese scegliere serio, un punto di vista serio lì punto sul di vista. Terreno e appoggiare quel punto di vista. Quella potrebbe essere un'iniziativa sicuramente. Allora, intanto voglio farvi sentire una cosa, una piccola... Che sarebbero stati 14 raid della coalizione internazionale proprio tra Siria e Iraq a partire da ieri mattina, quindi si sta intensificando l'azione a proposito della... A proposito delle notizie, sì, esatto, a cui faceva riferimento a Cartapelle. Allora, adesso siamo in attesa di collegarci con Rula Gebral, ci colleghiamo subito, però volevo farvi sentire un primo inizio di Nazareno Renzoni, che c'ha, secondo me, una indiscrezione invece su un'iniziativa nuova dell'Italia che rompe questa situazione di stagnazione e individua un soggetto. Vediamo che cosa, ci dici tu. E sì, perché Renzi sa che sulla politica estera si gioca la sua prova di maturità. Nel bene o nel male si diventa leader sulla politica estera. Successo Tony Blair con l'iniziativa in Iraq, a Massimo D'Alema in Kosovo. E proprio per questo Renzi vuole un ruolo da protagonista nella questione libica. Ha avvocato a sé il dossier, lo segue personalmente a Palazzo Chigi e sta mettendo a punto una mossa, perché vuole evitare l'intervento militare, e una mossa che riguarda l'iniziativa diplomatica. Qual è questa mossa? Per dirla con uno slogan nostrano potremmo dire una sorta di patto del Nazareno con Putin. Ecco, ruota attorno a Putin l'iniziativa. Renzi lo incontrerà a Kiev il proprio 2 marzo e questo dossier lo sta seguendo con un uomo chiave, che è Marco Minniti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi ed ex testa d'uovo di D'Alema quando D'Alema era premier. E Nazareno Renzoni ha capito come si stanno muovendo Renzi e Minniti per istruire la pratica Putin. Vediamo. La Mogherini conta zero, la Pinotti zero meno, Gentiloni zero più. È Minniti quello che gestisce i dossier che contano. Marco è uno con le palle, dice Renzi. È sua l'idea di offrire a Putin un suo ruolo di mediatore tra Turchia ed Egitto nella crisi libica. L'altro giorno Minniti è volato al Cairo per consegnare al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi un messaggio del primo ministro Matteo Renzi. La notizia l'ha data il sito del quotidiano governativo Al-Aram. Marco è un esperto. Ai tempi del Kosovo era lui che seguiva il dossier da sottosegretario di Massimo D'Alema. Ora Renzi si fida più di lui che di tutta la diplomazia italiana. Ospite dall'Annunziata, Renzi ha detto: «L'Italia non ha un servizio di intelligence come la CIA, ma in Libia siamo i numeri uno». Chi è lo 001 della politica italiana che ha rapporti con i servizi segreti? Minniti. A chi gli obietta che Erdogan sta con gli americani e odia Putin, lui ribatte: ma hanno interesse a scendere a patti sul settore dell'energia. E Putin farebbe carte false per entrare con la Lukoil nel business del petrolio libico. E poi vuoi mettere, spiega Minniti, smetterebbe di apparire come il tiranno dell'Ucraina e diventerebbe l'artefice della pace nel mondo. Allora, io intanto vedrei se Rula Gebral è collegata con noi. Vediamo se c'è. Eccola qui, buonasera Rula. E allora ti chiederei subito un'opinione su questo. Cioè, innanzitutto,
Anche tu, diciamo, che reazione hai di fronte alle immagini di oggi che fanno fare un salto ancora più delirante, diciamo così, alla propaganda jihadista? E secondo, è sempre più chiaro che l'intervento in Iraq e l'intervento in Libia in qualche maniera sono collegati, cioè le due cose si tengono abbastanza insieme. Questa figura di Putin potrebbe essere un elemento nuovo da far scendere in campo per trovare una soluzione, oppure lì semplicemente stiamo pagando degli errori colossali, diciamo, da parte nostra, e non sappiamo a chi santo appellarci, per cui ci attacchiamo a tutti, pure a Putin. Qual è la tua opinione? Buonasera a tutti quelli che sono in studio. Grazie Michele per avermi di nuovo. Vedi, per capire se Putin può giocare un ruolo o no, bisogna capire com'è posizionato rispetto alla nuova Libia, tra parentesi. Se tu guardi quello che dice Haftar, il generale Haftar, che viene chiamato in arabo al-Taghia, il tiranno nuovo della Libia, quello che tra l'altro è molto appoggiato da Sisi, il generale che è diventato presidente in Egitto, riesce a capire chiaramente che la nuova Libia guarda al mondo in termini di cosa possono darci. Il generale Haftar è responsabile diretto del collasso degli apparati e anche dello Stato libico, anche perché le sue milizie hanno commesso crimini contro l'umanità, crimini di guerra, atrocità, subito dopo l'uccisione di Muammar Gheddafi. Ricordiamo anche ai nostri telespettatori italiani cosa è successo. C'è stato l'intervento della NATO. I ribelli libici subito hanno deciso: non vogliamo truppe in Libia, vogliamo il bombardamento aereo ma non vogliamo truppe. E hanno subito deciso una cosa, che il governo... loro non erano, in qualche modo prendevano comando dal governo a Tobruk. Prendevano loro che davano ordine al governo. La prima legge che è stata passata, è stata tra l'altro forzata, era la legge di smantellare tutti gli apparati di sicurezza. Servizi segreti, Mokhabarat, l'esercito, l'apparato di giustizia, cioè i giudici. Non ci sono più giudici in Libia. Questa è la milizia che ha deciso di fare questo, perché hanno paura che quelli che erano leali o quelli che erano, hanno lavorato con Gheddafi tornavano indietro. Quello è l'errore che abbiamo fatto in Iraq. Quindi quando Mennite tratta con i servizi segreti, non ci sono servizi segreti oggi in Libia, non esistono. Ci sono delle milizie armate che si odiano fra di loro e si combattono fra di loro. Io sono sicura che abbattere ISIS sia in Iraq che in Siria che in Libia ci vuole una risposta politica, anche perché c'è un esempio di successo. Abbattere Al-Qaeda in Iraq è avvenuto quando c'è stato un patto politico, non guidato da un generale che Petraeus, ma stato guidato da diplomatici americani e iracheni insieme. Uno di loro si chiama Ali Khodair, che è andato delle tribù sunnite in Giordania e ha fatto un patto insieme a diplomatici americani e ha capito subito che la struttura piramide di ISIS era fatta 10% di jihadisti, 10% di baathisti, in caso della Libia, persone che sono state escluse dal potere con quella legge famosa che si chiama legge di isolamento, cioè isolare e smantellare tutti quelli che hanno lavorato con Gheddafi. Il giorno dopo erano 1 milione di persone fuori da qualsiasi potere. Ma il 70% di ISIS, 70%, è fatto da persone che hanno aderito al gruppo dopo che sono stati massacrati da queste milizie varie, che sono Ansari Sharia o sono anche il gruppo legato direttamente al capo dell'esercito libico oggi, generale Haftar. Quindi capire come approcciare il fenomeno è chiave per arrivare a soluzione. E io non so chi dà consigli rispetto a queste questioni al primo ministro italiano Renzi, ma quando Renzi parlò qui a New York
durante la settimana dell'Assemblea Generale, davanti a un gruppo di diplomatici americani e a un gruppo di finanziari americani, non ha detto nulla rispetto alla politica estera. Non ha parlato di una visione, non ha parlato di soluzioni, ha parlato di tutti i problemi locali italiani, di economia, ma non ha dato risposta. Vedi, tutti erano sconcertati perché qualsiasi leader che arriva a parlare ai diplomatici o a esperti di politica estera, come ha parlato Modi, il primo ministro indiano, è arrivato qui, ha detto cosa avrebbe fatto, quali le soluzioni che avrebbe imposto, però era aperto a consigli, cioè diceva datemi dei consigli e se avete delle proposte io sono disposto a parlarvi. Renzi quello che voleva fare, ha fatto un comizio, tra l'altro direi di poca sostanza, molto simpatico, ma di poca sostanza, e voleva subito andare in televisione, è andato su Charlie Rose, ha parlato di nuovo, ma non ha dato delle risposte. Quindi è questo chiaro che per lui Putin potrebbe essere una soluzione. Secondo me Putin non ha una voce nella Libia nuova, quindi io non so cosa stanno facendo, ma sembrano almeno confusi. Ok, allora, intanto viene, diciamo, una pezza d'appoggio al ragionamento dell'importanza della centralità della politica piuttosto che delle armi, cioè la questione principale, dice Rula, è scegliere una linea, lavorare dentro questa linea e costruire le alleanze necessarie per arrivare fino in Iraq ad isolare i terroristi. Questa è la linea che suggerisce lei. Allora io farei una cosa, darei la pubblicità, sentirei subito Travaglio, che insomma su questo credo che voglio dire qualcosa a proposito della nostra assenza di iniziativa anche in Europa sulla questione libica, e poi vediamo anche Bertazzoni e torniamo a Di Battista. Dopo la pubblicità, Marco Travaglio. Stasera purtroppo dobbiamo aprire con un drammatico appello per una persona misteriosamente scomparsa. Si chiama Federica Mogherini, ha 42 anni, è romana, è madre di due splendide figlie, è un'esperta di politica internazionale. L'ultima volta che è stata avvistata era a Bruxelles, il 30 agosto del 2014, quando da ministro degli esteri che era del governo Renzi fu promossa Lady PESC, che è l'acronimo di Alto Rappresentante per la Politica Estera e della Sicurezza dell'Unione Europea, nonché vicepresidente della Commissione Juncker. Da allora non ha più dato notizie di sé, chiunque la avvistasse per strada, sotto un ponte, in un vicolo buio, in un autobus, in un bar, è pregato di comunicarlo alla nostra redazione, che si incaricherà di avvertire i familiari, la Presidenza del Consiglio e la Commissione Europea, che ne hanno perso le tracce esattamente da 6 mesi. Per la verità, già al momento della sua nomina, molto contrastata per le sue posizioni filo Putin, le era venuto qualche dubbio che ci fosse dietro una fregatura, anche perché lei, Renzi, prima di diventare la sua ministra degli esteri, lo considerava un somaro in politica estera. Aveva mandato proprio dei tweet che sono ancora su internet e diceva, per esempio, Renzi ha bisogno di studiare un bel po' di politica estera, non arriva alla sufficienza, temo, e altre dure critiche sulla sua incompetenza. Poi però Renzi l'aveva rassicurata, aveva fatto pace, diceva in Europa sarà un trionfo, Federica stai serena, proprio deve essere stata questa l'espressione, infatti lei rasserenata è partita. È un po' come è accaduto recentemente a un'altra ex ministra, la civatiana Maria Carmela Lanzetta, che era responsabile degli affari regionali. Renzi le ha detto come ministro sei sprecata, perché non vai in Calabria a dare una mano al nuovo governatore Oliverio che ha tanto bisogno di assessori. Carmela stai serena, questa è stata la cosa, così lei serenissima è partita per la Calabria e lì ha scoperto che la giunta di Oliverio era formata da 4 assessori tutti inquisiti. Per cui lei si è sentita fuori posto, perché era l'unica incensurata praticamente, e adesso fa la commessa nella farmacia di famiglia e pare sia bravissima a fare i pacchetti con l'elastico, proprio un carrierone da ministro a farmacista. La Mogherini invece non si trova neanche nelle migliori farmacie, proprio desaparecida. Eppure qualche amico l'aveva avvertita, dice Fede guarda che Renzi ti sta fregando,
L'Europa non ce l'ha una politica estera, se ce l'avesse non la darebbero a te e nemmeno a un'italiana, ma lei niente, era tutta entusiasta, era partita, non dava retta. I primi sospetti li ha avuti a novembre, perché a novembre c'è da gestire la prima patata bollente della nuova Commissione, il negoziato a Vienna sul nucleare militare in Iran, dove Lady Pesk, secondo i trattati, deve rappresentare tutti e cinque i big del Consiglio di sicurezza dell'ONU, cioè gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'Inghilterra e la Francia, più la Germania. Quindi lei si mette tutta in tiro, in gingheri, il vestito buono, le valigie già pronte, sta per imbarcarsi quando le dicono «stai pure a casa». Viene la Lady Pesk di prima, quella uscente, la baronessa inglese Catherine Ashton, che ne sa molto più di te. Dagospia inizia a prenderla in giro, poveretta, la chiama la Moscerini. E lei però non fa una piega perché ha un grande stile, un grande aplomb, dice vabbè per una volta sto a casa, poi però in grano, no, vedrete che la prossima volta viene ci mandano me. L'Ashton mette subito le cose in chiaro, dice mi è stato chiesto, questo ha precisato, di continuare la trattativa sull'Iran fino a quando il lavoro sarà concluso. E vabbè, pazienza, il nucleare iraniano non glielo fanno toccare, dice però c'è un sacco di altra roba da fare, figuriamoci la guerra fra Russia e Ucraina, l'ISIS, la Libia, hai voglia, no? Quante occasioni. Il 5 febbraio la Mogherini accende la televisione e vede la Merkel e il presidente francese Hollande che vanno a Kiev e a Mosca, avanti e indietro, da Putin, da quell'altro, eccetera, per parlare della crisi ucraina. Poi la Merkel parte e va a Washington da Obama e lei niente proprio. Ma non è per cattiveria, è che si sono proprio dimenticati di invitarla. Lei un'altra volta ha fatto buon viso perché appunto ha questo aplomb, dice vabbè, che sarà mai, capita a tutti, no? Di scordarsi un invito. L'importante, questo dice, è il gioco di squadra, dice la Mogherini, che è un modo carino per dire, oh ragazzi, guardate che ci sono anch'io, sono Lady Pesk, la prossima volta fatemi giocare anche a me, almeno qualche minuto, no? Della partita. La gente intorno intanto comincia a malignare, allora lei fa un comunicato e dice, in queste settimane abbiamo lavorato indefessamente, non sempre in modo visibile, mai praticamente in modo visibile, ma in maniera compatta e unitaria perché ci muovessimo tutti nella stessa direzione. Sfido io che è compatta e unitaria, è sempre da sola, fa il gioco di squadra in solitudine, un solitaire praticamente. Strage di profughi a Lampedusa, no? È il suo momento, dice, se non interviene lì, e infatti lei annuncia subito, nei prossimi giorni convocherò una riunione straordinaria per rivedere le politiche europee sull'immigrazione. Purtroppo poi la riunione era talmente straordinaria che non si è mai tenuta praticamente, almeno fino ad ora. Scoppia la crisi libica, no? L'ISIS che annuncia siamo a sud di Roma, stiamo arrivando, non hanno mai visto la Salerno-Reggio Calabria e il raccordo anulare evidentemente. Comunque lei prepara una risposta proprio cazzuta, no? A nome dell'Europa, ma mentre è lì che la prepara le passano di nuovo davanti tutti praticamente. Hollande dice siamo pronti alla guerra, Renzi per non essere secondo nessuno proprio indossa il kepi e il moschetto, dice basta dormire, ci vuole una missione ONU, l'Italia è pronta a fare la sua parte, intervenire con decisione e determinazione, Gentiloni non lo tiene più nessuno, l'Italia è pronta ad agire anche con l'ONU, che vuol dire anche senza, la Pinotti addirittura scalda le truppe, dice che ci sono oltre 5.000 uomini pronti per partire per Tripoli, sembra addirittura di sentire Tripoli bel suol d'amore, no? Quelle vecchie nostalgie, per bisogna fermare l'avanzata del califfato, dice la Pinotti, come se non avessimo fatto abbastanza danni l'altra volta con Gheddafi. E infatti Prodi ricorda che tutto il casino della Libia è colpa nostra, no? Ma Alfano non lo tengono, anche lui è in piena fregola bellicista, dice non c'è un minuto da perdere contro l'avanzata dell'esercito del califfo, lui è convinto ci sia proprio questo esercito che avanza. Gasparri dice schieriamo le navi per il blocco navale. Berlusconi offre il massimo appoggio di Forza Italia, lui c'ha proprio un esercito di oggettine mercenarie pronte a tutto, no? Poi c'è Giuliano Ferrara addirittura che al primo segnale convenuto vuole sganciarsi su Tripoli come arma chimica batteriologica. Dopodiché arriva un diktat dagli Stati Uniti e dicono ma siete impazziti, soluzione diplomatica, sostenere il rappresentante speciale dell'ONU Bernardino Leon. Lady Pesk non pervenuta proprio. Renzi
ingrana immediatamente la retromarcia su Tripoli, appena parlano gli americani lui proprio sull'attenti, no? Non è tempo di interventi militari, in Libia non c'è nessuna invasione dell'ISIS. Chi aveva mai osato dire il contrario, no? Tutti i suoi ministri. Finalmente gli hanno spiegato con un disegnino com'è la situazione in Libia, adesso il problema è farlo capire alla Pinotti, ad Alfano, a Gasparri, figuriamoci. Mattarella sente dei rumori di fondo e si sveglia di soprassalto dopo le prime due settimane di letargo al Quirinale e dice: siamo in attesa vigilante. E ho detto tutto, no? Come diceva Peppino De Filippo, si parla addirittura di mandare Prodi in Libia, ma lui dice che Renzi non gli ha detto niente. Figuriamoci se qualcuno ha detto qualcosa alla Mogherini, niente neanche stavolta. È il solito armiamoci e partite all'italiana, no? Anche perché noi abbiamo appena regalato ai jihadisti 5 milioni di euro in cambio delle due cooperanti rapite, adesso manca solo che ci bombardino con i missili che hanno comprato con i soldi che gli abbiamo dato noi e troviamo qualche pezzo di missile con l'etichetta tricolore, è anche una brutta figura. Insomma, meglio che il lavoro sporco ce lo faccia l'Egitto del dittatore al-Sisi, no? Che è un nostro grande amico. Facciamo la guerra in outsourcing, come al solito, no? Con i contoterzisti. L'altro giorno, l'ultimo smacco, il presidente della Commissione europea, Juncker, si nomina un consulente speciale per la sicurezza europea. E chi è questo consulente speciale? Un francese, il francese Michel Barnier. Uno dice, ma come, la sicurezza non rientra nelle competenze della Mogherini? Non sarà che la Commissione ha commissariato la Mogherini? Stavolta il dubbio viene anche a lei. Infatti fa un comunicato e dice, la nomina l'ho concordata io con Juncker, resta nelle mie mani la guida della politica estera, della sicurezza e della difesa, ovviamente. Ovviamente mica tanto. Infatti Juncker dice che il nuovo commissario Barnier, il consulente Barnier lavorerà con la Mogherini e lei si incazza e dice ma non è vero niente, Barnier lavorerà con Juncker, io non c'entro nulla. È sempre questa storia, no, del gioco di squadra. Adesso ci si è messo pure Renzi, no, che siccome si crede Napoleone è partito per Parigi, è andato ad abbracciare Hollande, ha chiesto la guida europea per le politiche in Libia e ha annunciato una tournée da Kiev a Mosca all'Egitto e la Mogherini è sempre lì che fa il gioco di squadra, che però funziona così. Lei sta in tribuna e tutti gli altri in campo. Bene, allora, mentre se vuoi rimanere, magari ti trovano un posto qui, se non vedi tu, perché magari alla quarta vera forse qualcosa ti vorrà dire. Vediamo però questo ingresso a Sirte di Bertazzoni. Questa era una banca, stata bombardata. Guardate, è una cluster bomb. Siamo arrivati al fronte di Sidra, oltre il quale non si può andare perché sarebbe troppo rischioso. Per farvi capire il paradosso della situazione, qui si fronteggiano due eserciti di due parlamenti diversi. Qui quello di Tripoli, quello vecchio, e lì a 5 chilometri quello di Tobruk, il parlamento riconosciuto a livello mondiale. Per farvi capire il caos che regna in Libia, gli uni accusano gli altri di essere fiancheggiatori dell'ISIS e in mezzo a loro c'è il petrolio. Siamo alle porte di Sirte, questo è il campo dove stanno i miliziani e l'esercito. È un esercito. Sia ufficiale che non. Perché ci sono miliziani normali e esercito ufficiale. Vedete, rispetto a quando siamo entrati, stanno costruendo degli argini di sabbia e di terra per non far entrare l'ISIS qua dentro, anche perché sono ore molto complicate, c'è molta tensione, perché hanno intimato all'ISIS di lasciare Sirte, altrimenti ci sarà lo scontro. Pratica, possiamo soltanto firmarli, non possiamo intervistare, nessuno vuole dare interviste, però ci hanno consentito di filmare l'ingresso al campo. Lui è Hamza, è un
soldato dell'esercito libico è responsabile della sicurezza di Sirte. Ora ci porterà dentro Sirte a vedere il quartiere dove c'è l'ISIS. Ecco che stiamo entrando a Sirte, che tra l'altro è la città dove è nato ed è stato catturato e poi ucciso Gheddafi. Non so dirti quanti siano veramente quelli dell'ISIS, però iniziano a vedersi sempre più bandiere nere dentro la città. L'ultima l'hanno issata qualche giorno fa, proprio all'ingresso dell'università. Noi per ora non le abbiamo toccate, le stiamo lasciando lì dove le hanno messe. Non è un segno di debolezza? No, stiamo trattando con loro perché vogliamo evitare che ci sia uno scontro. Non so come andrebbe a finire. Vedi, questa è l'università. Quindi dovrebbe stare qua. Eccola, eccola là, la vedi, la vedi? La vedi la bandiera? Bandiera dell'ISIS. Eccola lì. Ah, sì, sì, sul muro, lo vedi? Un'altra bandiera dell'ISIS lì. E quello che cos'è? Che cos'è quell'edificio? Questo è il palazzo dei congressi. Sì. Che è? Che succede? Stanno bombardando? Hanno bombardato? Hanno colpito dove c'era la bandiera. Hanno colpito dove c'era la bandiera? Sì, dove, dove? Ah, guarda il fuoco, guarda il fuoco. Eccolo là. Ma, cioè, vicinissimo. Ma era dove siamo passati prima? Ma qua, l'università o l'altra? Andiamo a vedere, dai, corri, corri. Eh sì, è dove eravamo prima. Vedi? È lì dove siamo passati 10 minuti fa. Cazzo. Hanno colpito l'edificio dove c'era la bandiera e lo stendardo dell'ISIS. Non si sa chi è stato. No, è un strike aereo. Saranno gli egiziani. Ah, aereo. Gli egiziani, dici? Sì, questo è un strike aereo. Hanno bombardato a 300 metri da dove stavamo. Abbiamo cambiato macchina per non andare troppo nell'occhio, perché la macchina prima aveva la bandiera. Ma non solo quello, stiamo cambiando macchina perché è una cosa molto importante. Se loro sono dentro, dopo questo colpo saranno fuori e sicuramente sono molto in movimento e molto agitati adesso. Aspetta, adesso è molto pericoloso. Perché è pericoloso qua? È un po' pericoloso filmare perché ci possono sparare qua. Solo come contromossa, non perché forse hanno morti adesso. Stiamo entrando in un ospedale dove ci sono le infermiere filippine che sono state minacciate e che quindi dovrebbero lasciare Sirte. Solo in questo ospedale siamo 100 filippine. Ancora non sappiamo se possiamo rimanere o se dobbiamo andare via dalla Libia. Stiamo cercando di capire cosa fare. Tutti ci dicono che stando qui rischiamo la vita. Ma noi vogliamo solo lavorare. Io sono a Sirte da 20 anni, di guerre ne ho viste. Hanno sempre sparato qui. Ma almeno prima sapevi chi era il tuo nemico. Ora esci di casa e pensi che chiunque potrebbe ucciderti. Guarda bene, intanto vediamo questa cosa qui che io trovo molto interessante, cioè il fatto che le descrizioni che ci vengono fatte, no, di questa situazione in Libia sono fortemente contrastate da questo reportage di Bertazzoni, che poi lì ha dovuto abbandonare perché nessuno aveva il controllo della situazione, non c'era una linea dietro la quale ripararsi, ma questa ISIS sembra quasi un fantasma, cioè ci sono queste bandiere che sventolano, non si capisce bene chi siano, cioè non si capisce bene nemmeno se sono proprio l'ISIS come siamo abituati a conoscerla in Iraq. Secondo, lì si capisce che c'è proprio questo bisogno di un intervento politico, di una forza, no? Che era un po' il discorso che ovviamente Marco faceva prima, cioè si sente anche questo bisogno di Europa, quella è la porta verso l'Europa e noi non riusciamo a fare un tubo, ci sono questa gente che sta lì ma non si capisce l'iniziativa nostra quale sia. Poi magari lui enfatizza il ruolo della Mogherini perché diciamo sostanzialmente questa politica estera in Europa non c'è, cioè perché il punto ogni volta sono gli stati nazionali che si propongono con le loro iniziative, quindi se la Mogherini non c'è nella foto sarà per i suoi difetti, io questo non lo so, ma sicuramente per il fatto che gli stati nazionali sono loro i protagonisti, sono la Merkel, sono Hollande, non è certamente l'Europa, cioè l'Europa arriva sempre ultima anche quando deve fare gli aiuti con lo tsunami, diciamo, è sempre ultima ad arrivare. Cosa dice lei a quello che ha detto
Travaglio è su questa situazione, poi sentiamo quello di Battista. Quello che ci dicono queste immagini è che c'è una grande confusione in Libia, ma che la situazione in Libia non è precipitata come in Iraq. Cioè, se si prende in mano la situazione, se si fa un'iniziativa internazionale forte, diplomatica, dove si mettono le due parti a parlare, l'ISIS non ha, abbiamo visto che non è che ha conquistato tutta la città di Sirte, per esempio, come sembrava. Se si agisce, probabilmente si evita il disastro che abbiamo visto in Siria e in una parte dell'Iraq. Questa è la prima cosa, che è una mezza buona notizia, o comunque un elemento che ci dovrebbe rassicurare. Certamente c'è bisogno di più Europa. Probabilmente Travaglio non è stato invitato a nessuno dei 93 incontri bilaterali che Federica Mogherini ha fatto nei suoi primi 100 giorni come alto rappresentante, quindi c'è rimasto praticamente uno al giorno, c'è rimasto male e dice che non l'ha vista. Cioè, mi dispiace, ma in realtà l'azione diplomatica è un'azione complicata. Creare una politica estera europea, lo vediamo, c'è bisogno di Europa, lo si sente dappertutto. Io non condivido chi dice che è colpa dell'Occidente la situazione, c'è poco Occidente, c'è poca Europa in queste situazioni. Bisogna costruirla una politica estera europea, e la si costruisce in una fase complicata, difficile, con una serie di incontri, di bilaterali, che è quello che si sta facendo. In questo momento Federica Mogherini si trova a Washington, ha convocato per la prossima settimana, venerdì e sabato, un incontro dei ministri degli esteri europei proprio sulla Libia, per verificare, prima del Consiglio di sicurezza del 13 di marzo, che ratificherà la missione ONU presente in Libia di soldati, se ci sono le condizioni per andare avanti sulla mediazione o se si debbano prendere delle altre iniziative. Insomma, si stanno facendo delle cose. Certo, la situazione è estremamente complicata. Se fosse nelle mani di Travaglio, probabilmente si avrebbe una risposta. C'è chi lavora, c'è chi prova a fare delle cose. C'è uno scatto di Battista tra i tempi, diciamo, che sta avendo questa politica. È una situazione che comunque sta montando. È giusto quello che dice Quartabelle, cioè lì si potrebbe, c'è lo spazio per intervenire, siamo ancora in una situazione dove è possibile intervenire, però come? Il punto è sempre quello, come? Che si fa? Facciamo una cosa insieme domani? Votiamo per il riconoscimento dello Stato della Palestina, domani si vota in aula, lo vogliamo fare questa cosa? In questa settimana riuscite voi che siete la maggioranza a proporre sul serio in Parlamento la rottura di accordi commerciali e militari con quei paesi che sostengono economicamente e militarmente gli jihadisti? Riusciamo a farlo domani? No, perché siamo sempre quelli che diciamo no. Riusciamo a farlo domani, si vota la mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Gli va tolta la benzina, anche le scuse di propaganda a questi terroristi. E si può fare domani mattina. Questa è l'epoca della paura. E se una persona tira fuori delle notizie, delle proposte di non violenza, viene accusato di voler restare immobile. Io non voglio restare immobile. Non è che non violento, non voler bombardare significa che stai fermo. Si può fare una cosa domani mattina, appunto. Questa è l'epoca della paura, Santori. In Italia c'è paura per quel che respiriamo, paura per quel che mangiamo. Ma non sembrerebbe questo, perché è un'obiezione che è stata fatta, no? Non sembrerebbe questo riconoscimento alla Palestina una concessione al terrorismo in una situazione perché come... Perché c'entra il popolo palestinese, i jihadisti... No, non c'entra, figuri, dice a me che insomma... Il terrorismo jihadista è nemico del popolo però arabo. In un momento così, fare questo, perché Santoro, è da questo punto di vista che... È questo il coraggio che ci vuole adesso. Noi... Altrimenti qua chiacchieriamo anche lì a... Di soluzioni non ne ha tirata nessuno, anzi hai smentito tu, ne prendo atto e sono anche contento, le posizioni da Marines che hanno assunto Pinotti e Gentiloni qualche giorno fa. Le stavo concludendo solo una cosa. Però Gentiloni e Marines non ha mai detto, armiamoci e partite, l'ha ricordato poco fa a Travaglio, no, smentito poi immagina immediatamente. Gentiloni che fa insomma l'assaltatore, dura. Santoro, anche ci vuole una bella fantasia, lei in questo diciamo... Mi faccio concludere su questo ragionamento, un secondo. Anche le lobby delle armi, le stesse che hanno imposto purtroppo al Partito Democratico l'acquisto degli F-35, oggi in un momento in cui occorrerebbe bonificare la terra dei fuochi prima di comprare gli F-35, anche le lobby delle armi hanno paura, e hanno paura di un'assenza della guerra. A me fa arrabbiare, io ascolto veramente massimo rispetto per il tenente colonnello che ha fatto il suo dovere in Somalia, ci ha rimesso anche le gambe per servire lo Stato. In quel momento, perché è bene dirle queste cose, mentre lei serviva lo Stato, c'era un'altra parte di Stato deviato
che faceva accordi con Haidit, gli mandava le armi attraverso i convogli, attraverso le navi della cooperazione internazionale, e in cambio chiedeva ai somali, ai signori della guerra, di nascondere rifiuti tossici, ed è per quello che hanno ammazzato Ilaria Alpi, perché aveva scoperto questo traffico. Ecco, è sempre una questione di soldi, di interessi economici. Ci si muove anche in Parlamento, anche in Italia, e tu lo sai bene, Lia. Tutte le proposte di legge non sono mai rivolte al benessere collettivo della collettività, della gente che paga fior di stipendi ai deputati. E ti consiglio sempre di tagliartelo lo stipendio, di fare come noi, perché queste sono delle cose utili. Tagliatelo, e te lo dico con il massimo rispetto, perché altrimenti non si è credibili. Tutte le scelte di politica estera e di politica italiana del Parlamento dipendono da lobbisti che piazzano i loro emendamenti, le loro idee, e fanno in modo che la collettività paghi gli interessi di pochi. Questa è la verità, e io ho l'onore, cioè, di poterlo dire questa sera da lei. Prego. Allora, premesso che il ministro Pinotti non ha fatto il Marines, ha semplicemente detto che siamo pronti eventualmente ad intervenire, perché è questo che fa un ministro della difesa di un paese serio. Questo lo vorrei dire, perché anche i primi pacifisti siamo noi soldati, certo. Perché siamo quelli che ci rischiamo la vita prima degli altri, numero uno. Due, in Somalia noi abbiamo fatto una missione umanitaria, eravamo lì per togliere anche le armi ai DID. Non è un mio problema, non è un nostro problema di chi portasse le armi. La cosa importante è quello che noi abbiamo fatto, l'abbiamo sempre fatto onorando il nostro paese. Ci sono delle missioni che vanno bene, come la Bosnia, come il Kosovo, dove oggi lei può andare a fare il turista tranquillamente. Nel 97 io andavo in giro col giubbotto antiproiettile. Oggi non è più così, per fortuna. Ci sono altre missioni come la Somalia, che oggi è la più grossa base terroristica al mondo, perché è stata abbandonata. In Libano oggi lei può tornare perché c'è una missione. In Iraq purtroppo sappiamo come è andata, adesso ci stiamo praticamente tornando, cercando di addestrare l'esercito iracheno. Anche in Iraq, mi dispiace smentire. Lì c'è stato questo errore che diceva prima Rula, che si è ripetuto in Libia, di smantellare tutte le strutture militari di Saddam e tutte le strutture militari di Gheddafi, perché secondo me l'ISIS non avrebbe il controllo di quel territorio se non ci fossero anche gli ex militari di Saddam a combattere. Ha affermato che noi abbiamo venduto armi al governo iracheno. Noi non abbiamo venduto armi, le abbiamo consegnate, le abbiamo donate dopo una risoluzione ONU, che è un po' diverso. Quando l'ho detto però? Ho letto alcune dichiarazioni che ho fatto precedentemente, e quindi c'è stata una risoluzione dell'ONU lo scorso anno ad agosto, metà agosto. Ma quelle navi, quelle armi che poi sono finite a... Forse sono finite al governo iracheno. Al governo iracheno, poi sono state date che in un certo periodo è stato nostro alleato. Che bisognava combattere l'ISIS. Detto, no, ma è importante dare la giusta informazione alla gente. No, ma forse parla di quelle che abbiamo dato a Saddam quando era nostro amico contro l'Iran. No, sì. Non stavo parlando di quello, assolutamente no. Mi riferivo a delle dichiarazioni. Sono le stesse che girano. Sono le stesse. Anche Haidit è venuto in Italia. Sono le stesse che adesso anche Haidit è venuto in Italia all'Accademia militare e poi si è rivoltato contro. Bisogna fare attenzione quando si dice ok, la diplomazia. Io sono il primo ad essere diplomatico, però ritengo che debba essere davvero complicato mettersi al tavolo con l'ISIS a parlare, cioè alla fine rischi veramente di perdere la testa durante il discorso, in tutti i sensi. Perdere la testa. Quindi è complicato. La situazione politica oggi, come oggi, internazionale, è complicata. Certo, quindi è che non si può stare senza far niente. Qualcosa bisogna quello immaginare. Che mi piacerebbe, lo dico non solo da soldato, ma anche da ex deputato. Sarebbe bello che almeno a livello internazionale si potesse parlare con un'unica lingua, maggioranza e opposizione, con un unico discorso. Allora, Francesco, mi dici che sulla rete infuria un'altra guerra, c'è che un'altra è molto guerra, importante. È una guerra, no? Di propaganda. Pochi giorni fa lo staff di Obama ha detto che questa guerra la sta vincendo l'ISIS. Questa sera i due fronti sono Anonymous, il collettivo di hacker che nelle settimane scorse ha bloccato migliaia di account jihadisti, e dall'altra parte appunto i sostenitori dell'ISIS che stanno lanciando minacce a Roma. Te ne leggo uno solo che dice: la guerra si fermerà solo quando i venti del califfato saranno alle porte di Roma. Quindi c'è un grande uno attacco scontro Anonymous fra hacker ISIS, che cerca di proprio sulla l'ISIS. Rete, cioè sulla una vera e propria guerra. Forse non abbiamo mai vissuto una battaglia come questa. Tra l'altro io non sono come altre trasmissioni che sparano, noi siamo gli unici che abbiamo fatto, abbiamo detto, però credo che sia una delle poche volte che in televisione noi possiamo vedere Anonymous che risponde a delle domande, ovviamente alla maniera di Anonymous. Francesca Di Stefano,
ci dà una sintesi di una lunga intervista che poi potrete ritrovare sul nostro sito, credo integralmente, esatto. No? Corretto? Corretto. Corretto. Sentiamo. Che cos'è Anonymous? Anonymous è una filosofia di pensiero che in comune con tutti gli utenti ha il non riuscire a stare fermi di fronte a ingiustizie e soprusi. In questa idea si identificano singoli utenti o intere comunità online che agiscono anonimamente per perseguire un obiettivo concordato. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi sul web circa nel 2003. Possiamo affermare che Anonymous vanta una buona quantità di attacchi, sull'ordine delle migliaia, contro svariati soggetti sia istituzionali e governativi. Chi si nasconde dietro quella maschera? Siamo musulmani, cristiani, ebrei, hacker, attivisti. Anonymous può essere quello della porta accanto, lo studente, l'amministratore di condominio, operaio, l'impiegato, uno dei troppi disoccupati, uno ricco o uno povero, un giovane o un vecchio. Attivista è una persona normale che sfrutta internet per condividere i propri pensieri, per impedire che la libertà venga soffocata, che il potente renda misera l'esistenza dei deboli, che la cruda verità venga nascosta. L'isolazione di un attivista è protesa al fine di illecito arricchimento personale. Come operate? Vengono recuperate e rese pubbliche informazioni di vitale importanza, vengono hackerati i siti, vengono effettuate tutte quelle azioni utili al raggiungimento dello scopo comune condiviso. Le cito come esempio l'ultima HOPE, Hope ISIS. C'è chi si è occupato di hackerare siti e forum pro-ISIS, chi ha raccolto info sui vari profili pro-ISIS sui social network, consentendone la loro chiusura. Cerchiamo anche di trovare dati sensibili che possano svelare al mondo verità che governi, istituzioni, politici e multinazionali da sempre cercano di nascondere. In cosa consiste la vostra guerra contro l'ISIS? Nel caso specifico si tratta di tagliare fuori da internet chiunque sia minimamente interconnesso con l'ISIS. Abbiamo stimato che sono stati cancellati circa 2.000 profili jihadisti su Facebook e Twitter nelle ultime 2 settimane. Una volta accertato che i profili vengono utilizzati per le operazioni pubblicitarie del califfato, partono centinaia di segnalazioni sugli utenti in questione presso i centri di assistenza dei social network da tutto il nostro collettivo. In altri casi, come ad esempio per le pagine principali dell'ISIS, vengono effettuati degli attacchi mirati ai singoli siti. I profili eliminati globalmente ammontano a 9.000. Vi risultano account italiani associati in qualche modo allo Stato Islamico? Questa è solo una voce non confermata, nata dall'analisi di un account che diffondeva alcuni tweet e link nella nostra lingua. Non ci risulta nessuno. Qual è il vostro obiettivo? Isolare completamente l'ISIS da internet, pur essendo consapevoli che una cosa del genere potrebbe durare anni. Ora come ora, fermarsi significherebbe lasciare libertà completa di propaganda all'ISIS e non possiamo permettercelo. Allora Rula, questa è una grande novità, cioè Anonymous che si è battuto contro le multinazionali, contro le grandi concentrazioni, scende in campo e violando anche quello che è un po' un codice universale di internet, cioè il fatto di lasciare un po' tutti liberi di dire la loro, insomma, passa al boicottaggio perché considera la propaganda dell'ISIS una propaganda, diciamo, di guerra contro la quale si deve rispondere con una azione di guerra. Ovviamente è una guerra su internet, non è una guerra fatta di bombe, ma è una guerra di oscuramento di siti e cose di questo tipo. Tu pensi come Obama che effettivamente l'ISIS abbia vinto in una prima fase la sua battaglia dal punto di vista propagandistico e che siamo molto in ritardo sia sul piano politico che sul piano della propaganda nella risposta all'ISIS? Assolutamente sì. ISIS emette 90.000 tweet al giorno, 90.000. Hanno nel loro quartier generale, nella loro tra parentesi capitale in Siria, Raqqa o Mosul, stanno assumendo giornalisti tra parentesi. Se vedi i loro video, sono fatti con una precisione tecnica quasi hollywoodiana. Ma la confusione che sento dai politici, sia europei ma anche americani,
mi fa capire che ISIS sì, sta vincendo purtroppo. Quindi quando sento che sì, stiamo organizzando, vorrei sapere anche dai rappresentanti dal governo italiano, all'incontro delle Nazioni Unite, alle Nazioni Unite che si terrà a maggio, c'è stato un embargo di armi verso la Libia, è stato rinforzato nel 2013, ma nessun paese che ha portato armi in Libia, che sono i paesi del Golfo, l'Egitto, anche la Somalia che sta portando armi in continuazione alla Libia, non c'è stata mai nessuna sanzione. Diamo una risposta che non l'ho mai sentita nello studio oggi. Può essere la risposta sanzionare quei paesi che stanno armando i vari gruppi Ansar Sharia o anche i gruppi diretti che stanno combattendo con ISIS. ISIS non è un gruppo unico, sono vari gruppi, tra l'altro, che hanno un matrimonio di convenienza. Possiamo sanzionare quei paesi, partire con un sanzionamento di individui, chi finanzia questi gruppi o arma questi gruppi? Almeno questa potrebbe essere una risposta. Una prima risposta. La nostra politica, pensando posso... che i dittatori come Sisi o Rula, come Putin potrebbero aggiustare la situazione, no. Rula, siccome dopo torno da te, però mi puoi dire una cosa sintetica perché mi apre la pagina successiva? Cioè, secondo te questo ritardo nell'elaborare una linea di sanzioni, ma anche una linea di propaganda, diciamo, per fronteggiare quella dell'ISIS, è dovuta, per quanto riguarda il nostro paese, la nostra parte, cioè l'Italia, anche al fatto che noi guardiamo a questi grandi fatti internazionali, la crisi della Libia, cioè soprattutto in una chiave, e anche la crisi della Siria, soprattutto in una chiave di immigrazione. C'è questo errore da parte nostra, cioè di non capire l'importanza di quanto sta succedendo nel pianeta, ma di guardare soltanto all'immigrazione, a questo aspetto di politica interna, perché abbiamo Salvini che parla contro gli immigrati, sostanzialmente c'è questo elemento o no? Sì, e vorrei aggiungere che la migliore risposta che abbiamo mai dato a ISIS, Al-Qaeda, Ansar Sharia e tutti questi gruppi è arrivata da proposte di persone che sono emigrati. Quindi se tu vuoi combattere il fenomeno, devi capire la sua origine. E le uniche persone dentro l'amministrazione, anche americana, come Vali Nasser e altri, sono musulmani emigrati. Bene, allora, ricominciamo dopo da qui, e c'è Marco che deve dire la sua. Non preferisco dare subito la pubblicità ed aprire questo capitolo, perché dopo noi vedremo come addirittura si sta spostando completamente anche l'asse dell'immigrazione clandestina e sta andando verso la Turchia, e la Turchia si sta facendo carico paradossalmente con la mafia turca del problema, diciamo, dei rifugiati politici, con un ritardo da parte nostra che è mostruoso. Vedremo subito dopo questi reportage che secondo me sono abbastanza illuminanti a riguardo. Pubblicità. Siamo a Mersin, nell'estremo sud della Turchia. Negli ultimi mesi questa città è diventata uno dei principali porti da cui salpano i profughi siriani per raggiungere l'Italia. Sono 60.000. Nascosta tra loro c'è una fitta rete di trafficanti che grazie alle partenze sta accumulando milioni di dollari. Uno dei più noti è un uomo di una quarantina d'anni. Si chiama Abu Leis. In questo momento qui a Mersin abbiamo 600 siriani pronti a partire da un momento all'altro. Il viaggio in nave per l'Italia costa $5.000. Le navi aspettano qui fuori al largo delle coste turche, in acque internazionali. Quando siamo pronti, carichiamo i profughi sui gommoni e li portiamo a bordo un po' alla volta, facendo diversi viaggi. Ma da dove vengono queste navi? C'è un porto turco vicino a Smirne, dove si possono comprare prima che vengano smantellate. Ma è molto complicato e ci sono troppi controlli. Noi le compriamo in Egitto. Lì ne troviamo tantissime da tutto il mondo. Molte hanno la bandiera di paesi africani. Scegliamo quelle più vecchie, le ripariamo il minimo necessario e poi le portiamo qui di fronte.
Voi quanto le pagate? Il prezzo varia tra i 100 e i 200 mila dollari. Una delle ultime navi che sono arrivate da voi qualche mese fa, la Ezzadin, l'abbiamo pagata addirittura meno, 90 mila dollari. Poi ci devi aggiungere altri 20 mila dollari di nafta per il viaggio. Ma sono cifre ridicole se pensi a quanto ci si può guadagnare. Una nave che porta 600 passeggeri a 5 mila dollari l'uno ti può far guadagnare tra i 3 e i 4 milioni di dollari, cioè tra le 30 e le 40 volte la cifra investita. Chi si mette in tasca tutti questi soldi? Un gruppo di uomini d'affari, sono tutti di Banias, una città portuale siriana. Ma non sono gli unici. Dietro a queste operazioni c'è anche la mafia turca che controlla tutta questa zona. Se vuoi imbarcare la gente sulle navi, si prendono 1.500 dollari a profugo. E se non paghi, avvisano la polizia e la guardia costiera che bloccano subito tutto. È successo pochi giorni fa. Una volta arrivati al largo delle coste italiane, cosa fa il timoniere? È vero che inserisce il pilota automatico, lancia l'allarme e poi fugge in gommone? No, non è vero. Il timoniere lancia l'allarme e poi si nasconde tra gli altri profughi perché anche lui vuole venire in Europa. C'è qualche nave adesso in partenza per l'Italia? La nave che sta per partire è molto grande, lunga 90 metri e può contenere fino a 2.000 persone. Dovrebbe partire i primi di marzo. Eccola qui, ripresa col cellulare da uno dei trafficanti, mentre attraversa il breve tratto di mare che separa Egitto e Turchia. Il viaggio verso le nostre coste dura tra i 4 e i 6 giorni. Così, tutto intorno alla città di Mersin, in località estive che in questo periodo dell'anno sono quasi interamente disabitate, strade, abitazioni e spiagge sono piene di profughi che aspettano di venire da noi. Quanti sono i siriani che aspettano di imbarcarsi da questa cittadina? Siamo almeno 2.000 persone. In questi giorni il mare è molto mosso, ma appena torna il bel tempo speriamo di poter salire sulle navi. A chi avete dato i soldi? A un intermediario. 5.000 dollari sono tanti e loro per convincerti ti dicono che daranno i soldi ai trafficanti solo se il viaggio va a buon fine. Se sei costretto a tornare indietro te li ridaranno. Ma sappiamo che non è vero. Una volta che hai pagato i soldi non li rivedi più. Se ne approfittano perché sanno che le nostre famiglie vendono tutto quello che hanno in Siria per raccogliere più soldi possibile. La casa, la macchina, i terreni, tutto. Ma solo chi come noi fa parte della classe media siriana può permettersi una cifra del genere. I più poveri invece sono condannati a restare lì. Voi quante volte avete provato a partire? Diverse volte. Alcune notti fa ci hanno svegliati e ci hanno detto di preparare i bagagli in tutta fretta. Siamo saliti sul gommone e siamo arrivati a pochi metri dalla nave madre, in acque internazionali. Ma la polizia turca ha intercettato il gommone e ci ha riportati indietro. Cosa facevate in Siria? Io studiavo economia. Io ero iscritto a ingegneria. Siamo scappati da Damasco per evitare di dover fare il servizio militare e andare al fronte a combattere. Ora siamo fermi qui da diversi mesi in attesa di partire. Ma non possiamo tornare indietro perché di fatto siamo disertori. Decine di siriani aspettano di partire in condizioni fisiche e psichiche spaventose. Alcuni di loro vivono al quarto piano di una palazzina. A me hanno sparato 3 volte nel braccio. Qui, qui e anche qui. Ma ti sei fatto vedere in un ospedale qui in Turchia? Sì, ma l'operazione costa 30.000 dollari e io non ce li ho. Volevano amputarmi il braccio, ma mi sono rifiutato. Perché se riesco ad arrivare in Europa, forse trovo qualcuno che mi cura. Il problema è che i proiettili contenevano piccole cariche esplosive che mi hanno tranciato i nervi. Ora il mio braccio è completamente paralizzato. Non riesco più nemmeno a muovere le dita della mano. È come se si fosse atrofizzata. Ero andato a comprare il pane, quando il negozio è stato colpito da un razzo e le schegge mi si sono conficcate qui. Guarda, mi hanno dovuto asportare il pancreas e ogni tanto ho delle fitte che mi fanno un male da morire. E a te invece che è successo? Ero in giro con la mia famiglia quando un cecchino mi ha sparato nella schiena. Il proiettile mi è uscito da davanti e mi hanno dovuto asportare i genitali. Il problema è che non mi hanno mai operato la vescica e l'urina adesso mi esce dai buchi che ho sulla pancia. Guarda, sono costretto a legarmi questo asciugamano intorno alla vita per contenerla. In Turchia mi hanno detto che non possono operarmi. Per questo spero di riuscire a farlo in Germania. Gran parte dei profughi però non vive negli appartamenti, ma langue per settimane in dormitori clandestini disseminati in tutta la città.
un siriano della zona, ci porta a vederne uno. 3 giorni fa diverse centinaia di profughi hanno pagato 5.000 dollari a testa per partire. I trafficanti hanno raccolto 3 milioni e poi sono spariti nel nulla. Ma dove dormono i profughi? Qui a Mersin ci sono almeno una decina di alberghi gestiti dai trafficanti. È questo l'albergo? Sì, ma vi prego, state molto attenti. Queste strutture sono in mano a vere e proprie organizzazioni criminali che lavorano assieme alla mafia turca. Ok. Entriamo in quello che un tempo era un regolare hotel, a 2 passi dalla zona universitaria. Alcuni uomini sono seduti nella hall. Tiriamo dritto, nessuno ci nota. Saliamo alcune rampe di scale. All'interno ci sono decine di stanze come questa. I profughi dormono ammassati uno accanto all'altro. Da quanto tempo aspettate in questo albergo? Da 3 mesi. Tra quanto pensi che partirete? E chi lo può dire? Forse tra una settimana o tra un mese. O anche stanotte stessa. Non dipende da noi. Io sono qui con mia moglie e 2 figli piccoli. In totale abbiamo pagato 20.000 dollari. L'unica alternativa alla nave è l'aereo, ma lì si paga tanto. Per farti il passaporto falso chiedono dai 6 ai 15.000 dollari. Vieni, ti faccio vedere dove viviamo. Quanto pagate per stare qui? 10 euro al giorno. Guarda, quella è la mia fidanzata. La porterò in Europa con me. Finale, diciamo. Marco, tu stavi dicendo qualcosa? Sì, volevo rispondere all'onorevole Quartapelle perché ha una tesi interessante, cioè secondo lei se io non vengo invitato ai vertici internazionali vuol dire che non sono abilitato a parlare, un po' come dire che gli unici abilitati a fare le cronache dell'Ippica sono i cavalli. In realtà io faccio il giornalista e osservo che la Mogherini è presente nelle photo opportunity, nei convegni, nei posti dove non si conta niente, dove non c'è da decidere niente, mentre nei posti dove c'è da decidere, per esempio, gli accordi di Minsk, lei non c'è. Sulla Libia nessuno la sente, sulle varie crisi internazionali nessuno la sente. Certo, fa delle telefonate, fa delle cose. Oggi ha telefonato al ministro russo per parlare del gas, è passata direttamente allo stato gassoso. Il problema qual è? Il problema è che a noi è stata raccontata una grossa bugia, e cioè che il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea avrebbe creato una rivoluzione in Europa, avrebbe fatto sì che l'Italia contasse molto di più e che l'Europa contasse molto di più. E la Mogherini era stata indicata come il simbolo di questo successo, doppio. L'Italia conta molto in Europa perché ha piazzato la Mogherini a capo della diplomazia europea. E l'Europa a questo punto avrà una politica estera. Abbiamo visto che per tutte le decisioni importanti si muovono la Merkel, Hollande e qualcun altro. La Mogherini non viene mai chiamata. Poi ci sono anche i 93 convegni dove io non c'ero, mentre la Mogherini c'era. Ma non è questo il problema. Il problema vero è che noi abbiamo passato 6 mesi di presidenza europea senza contare assolutamente niente, senza lasciare alcuna traccia, facendo soltanto propaganda. E io provo anche solidarietà nei suoi confronti, perché lei è costretta ad andare nei talk show a difendere l'indifendibile. Noi abbiamo una diplomazia internazionale ridicola, ridicola, a causa di ministri indegni del posto che occupano, di ministri che oggi dicono che si parte per la guerra e il giorno dopo, quando arriva l'ordine degli americani, dicono quale guerra. Non abbiamo mai parlato di guerra. La Pinotti è arrivata a dirci il numero esatto dei soldati che avremmo impiegato. E io ho pietà per lei che la sera in cui la Pinotti dice che si va in guerra deve andare in televisione a dire che è giusto andare in guerra. Il giorno dopo, quando Renzi dice guerra, chi ha mai detto guerra, lei è costretta ad andare in televisione a dire guerra, chi ha mai detto guerra. Quindi massima solidarietà a lei e alla Mogherini, il che però non sposta il problema, e cioè che noi non contiamo niente, l'Europa non conta niente, meno male che c'è la Merkel che almeno qualche risultato l'ha ottenuto. Ma la Merkel è Germania, non è Europa. Cioè, sulla Pinotti non dico niente, ma sull'Europa, per farla contare, secondo me non ci voleva l'apparizione della Mogherini, ma l'apparizione della Madonna, perché insomma la situazione è un po' più complicata da quel punto di vista. No, comunque...
È sempre bene. Io ringrazio Travaglio, della cui pietà. Ma non lo ringrazi troppo, gli meni che a noi ci divertiamo di più. A meno. Detto cioè, questo, noi gli ringrazio, non ci detto questo, io credo che il semestre di presidenza italiano sia servito a fare due cose. La prima è stata quella di dare una svolta alle questioni economiche. Non è vero che noi non abbiamo cambiato delle cose in Europa. Abbiamo intaccata la politica dell'austerity. Insomma, mi sembra che si sia intaccata la politica dell'austerity. E l'esempio più chiaro è quello che sta succedendo con la Grecia, che chiaramente sta facendo un percorso complicato di negoziazione, non sempre lineare, ma che dice che in Europa non si parla più solo di austerità, ma si tengono conto anche di altre questioni, si chiama le questioni Zipra, sociali. Si chiama Renzi, è una le roba questioni diversa. Sociali, le questioni. Insomma, il tema della flessibilità, il tema della la Grecia abbiamo da sola, io Grecia. Penso che non ce l'avrebbe fatta. Abbiamo un commissario agli affari economici che è un socialista francese, abbiamo avuto una comunicazione della Commissione sul tema della flessibilità che non riguarda. Insomma, un po' di cose in Europa sono cambiate dal punto di vista economico. Dal punto di vista della politica estera è evidente che non è che noi pensavamo che che Federica Mogherini si sarebbe trovata già una politica estera e di difesa comune pronta. Ci siamo presi una responsabilità che è quella di costruirla. Serve più Europa e abbiamo detto l'Italia non vuole fare. Mogherini è giovane, fra una ventina d'anni secondo me. Allora, no, volevo no, posso chiedervi però scusami. Mi perdoni, dibattito mi piace, però secondo me qui c'è Santoro, un punto. Mi perdoni, chiedo scusa se interrompo. No, però vorrei introdurre questo, poi se le lascio dire qualche cosa. No, vabbè, dietro, solo per rispondere recuperiamo. Però secondo me noi abbiamo visto una roba sulla Turchia che non possiamo far passare così, scusate, abbiate pazienza, perché la Turchia non è un paese come la Libia. La Turchia è un paese che ha uno Stato, diciamo, forte, solido, e queste persone che scappano dalla guerra non sono immigranti clandestini, sono persone che chiedono giustamente di essere assistiti come rifugiati politici. Allora, qui il problema che si pone è che noi facciamo pagare queste persone $6,000 ciascuno per farli trasportare con questo tipo di barche, che fra poco Ruotolo ci spiegherà esattamente che cosa sono. Cioè sono tutto sommato navi mercantili adatte alla navigazione, magari destinate a essere sfasciate, ma che li portano fino a sulle nostre coste. Cioè questo è un traffico che non sono i gommoni ai quali noi siamo abituati, eccetera. Ma è possibile che Europa o non Europa, noi non riusciamo a stabilire che ci sia in territorio turco un'assistenza per quanto riguarda i siriani che scappano dalla guerra? Questo è il punto. Poi dopo parlate di tutto quello che volete, a Mogherini e non so chi, Renzi che dice tante cose, poi vorrei capire che si fa. Però questo è un punto chiave. Perché non riusciamo perlomeno a fare questo? Perché guardate, fare questo parla al mondo musulmano. Cioè un intervento preciso in questo campo avrebbe un valore simbolico enorme. E anche, diciamo, tutto sommato queste persone arrivano con questi soldi, magari portano nel nostro mondo, faranno delle attività economiche, faranno qualcosa, li vanno a dare alla mafia, che poi la mafia li utilizzerà per alimentare altre guerre, no? Anche questo mi sembra una cosa importante. Quindi che si fa su questo piano? Io qui vedo proprio un'assenza di iniziativa. Perché non si va lì, ONU, non lo so, Europa, chi volete voi, a accogliere lì le domande dei rifugiati politici, non farli arrivare qui sulla costa calabra, che poi vediamo che succede. Prego. Lei, Santoro, ha colto esattamente un punto, tra l'altro, e voi questa l'avete votata a favore, una nostra mozione, uno dei punti della mozione del Movimento 5 Stelle, ovvero far pagare all'Europa, ma in questo modo si può fare soltanto se tu vai in Europa e veramente batti i pugni sul tavolo. Ti fai rispettare, cosa che non è proprio esistito durante questi 6 mesi di semestre europeo, però bisogna ricollegarsi a quella, perché i successi di cui parla la deputata Quartapelle sono inesistenti. In questi 6 mesi Alfano ha promesso che avrebbe convinto l'Europa a sostenerci e quindi a portare delle strutture che possano controllare direttamente l'immigrazione in loco in Turchia, e non è successo. Durante questi 6 mesi i patti di bilancio sono rimasti gli stessi e Maro stanno ancora in India. Questi sono i grandi successi di 6 mesi di presidenza del semestre europeo dell'Italia.
Il Movimento 5 Stelle l'ha presentata una mozione. Abbiamo presentato delle soluzioni, appunto due soluzioni. Le quote degli immigrati per paesi in Europa, perché non è giusto che la maggior parte degli immigrati o richiedenti asilo debbano restare soltanto in Italia, Francia e Germania, e la possibilità attraverso fondi europei di costruire delle strutture che debbano controllare direttamente chi ha il diritto di partire, di salpare in paesi, in questo caso come la Turchia, che come ha detto lei bene precedentemente non sono poi paesi in conflitto come la Libia. Questa mozione il Movimento 5 Stelle l'ha fatta passare in Parlamento, solo è compito del governo e della maggioranza trasformare una mozione in un atto concreto. Siamo sempre lì, la questione è sempre questa. E però si dà in questo momento uno spazio incredibile a Salvini. A me questa cosa poi ce l'ho proprio qua. Uno che sta in politica dal 1993. Cioè noi gli paghiamo lo stipendio a Salvini e non sta in Europa a lavorare delle idee, dal Salvini, 93. Cioè, voi lo trattate così, ma Salvini ha delle idee. Per esempio lui è per il fatto di non farli arrivare sulle nostre coste, di mettere una nave lì in mezzo alle coste, di riceverli, per cui quando arrivano per esempio 2000 profughi, come ci ha spiegato lì il personaggio oscurato che ci raccontava come funziona, lui vuole una nave per prendere questi 2000, sì, farli salire sulla nave, vagliare le richieste di rifugiato politico. E però non spiega agli italiani quanto costerebbe tutto questo, perché altro che tutti i centri di accoglienza, esatto, che abbiamo noi. Lui dice modello australiano. Modello australiano, 3,3 miliardi di dollari per vigilare nelle cose. Voi sapete, voi italiani, questa cosa, ma no, ma sì, gli immigrati. Cioè questo è diventato ormai una barzelletta sto discorso sull'immigrazione, me lo lasci dire. Ma comunque un modo per trovare si risolverà voti. E io veramente proporrei come Montanelli 6 mesi di governo a tutti quelli che parlano dell'immigrazione così. Guarda, 6 mesi proprio, ministro dell'immigrazione. Salvini, ministro dell'immigrazione. Anche della Marina Mercantile, così, e militare. La Lega, i ministri dell'interno già ce l'ha avuti. E quello già ce l'ha avuto, vabbè. Ma, non ma ha per fatto quale tanto motivo male, non si creano delle strutture in Turchia o delle strutture dove partono gli immigrati? Perché questo, l'immigrazione è un business. Perché cooperative rosse, ma qui non è immigrazione, permanenza. Sta sbagliando anche lei. Qui sono rifugiati, i rifugiati scappano sono, dalla guerra, sono un business. Immigrazione. I rifugiati sono un business, un business anche loro. Ci fanno soldi le cooperative e ci fa soldi l'Andrangheta, Santoro. Perché di questo si tratta, ci fa i soldi. E mentre noi oggi siamo qui a litigare la posizione boldriniana, accogliamo tutti, la posizione di Salvini che prima comunque esponenti del loro partito dicevano fuori i negri dall'Italia e con i negri della Tanzania ci facevano affari, con i soldi nostri acquistavano i diamanti, perché io non me le dimentico queste cose e l'italiano dovrebbe avere un pochino più di memoria. Ecco, mentre si scontrano queste posizioni e si parla esclusivamente del problema immigrazione o rifugiati, che esiste, perché ci sono persone in difficoltà economica in Italia che non sono affatto razzisti e ti dicono questa frase: io non sono razzisti, ma gli extracomunitari nel mio quartiere sono troppi. E non è xenofobia, è un problema legittimo che va avranno affrontato. Anche ragione, certo, su questo, no? Però magari mentre ci concentriamo su questo, i condannati, i mafiosi non continuano a prendere, non gli extracomunitari, il disagio, certo, del quartiere, però, che aumenta. Però Santoro, mentre ci concentriamo su questo che è un problema da risolvere e il Movimento 5 Stelle le ha portate delle soluzioni concrete, i condannati continuano a prendere i vitalizi, l'andrangheta, la mafia si infiltra in tutti gli enti, nelle cooperative e negli enti pubblici, a cominciare dalle terre rosse del Partito Democratico. E la terra dei fuochi non viene bonificata. Cioè anche questo, cioè anche distrazione di massa. Si cerca un nemico, il povero italiano deve prenderselo con un povero immigrato, fermo restando che evidentemente un problema c'è in determinate realtà e deve intervenire, e la mafia la fa da padrona. Questa è l'Italia. Cosa voleva dire? L'ho interrotta. Voleva parlare con Marco forse. Sì, mi dispiace, ma non posso assolutamente permettere al signor Travaglio di poter far pensare all'italiano generico medio che il soldato italiano parte per fare la guerra. Il soldato italiano se parte per portare la pace in paesi martirati dalla guerra. Io ci ho rimesso le gambe e sono fiero per quello che ho fatto. Sono ragazzi che sono tornati in bare a volte d'altri colori per cercare di portare la pace, per cercare di portare a bambini un sorriso. E di questo ne vado fiero. Il ministro della difesa ha semplicemente detto italiano: ci sono 5.000 militari pronti, perché lo stesso numero che noi abbiamo impiegato in Afghanistan, tutto qui, e non ha mai parlato di far andare i nostri soldati a fare la guerra, ma semplicemente a cercare di portare la pace. Questo deve essere chiaro a tutti. Credo che abbia parlato di mandarli a sparare. Allora, assolutamente no. Si chiamano guerre quelle. No, quelle si chiamano missioni di pace. Si chiamano guerre, siamo noi che le chiamiamo missioni di pace. La differenza tra noi
siamo noi che le chiamiamo missioni di pace perché abbiamo un vocabolario strano. Assolutamente. Sa qual è la differenza tra chi fa sventolare l'arcobaleno con la scritta pace da gas e da chi va sul terreno a rischiare la vita? Ma io non sono mica un pacifista, sa. Io sto dicendo che le guerre vanno chiamate guerre, le guerre, non vanno chiamate pace. Peacekeeping è una cosa e le guerre sono un'altra. Facci capire che succede. Dove sei? Dove sei? Allora, sto a Corigliano Calabro, nella piana di Sibari, e questo è l'ultimo mercantile arrivato dalla Turchia, e l'Ezedin è arrivato il 3 gennaio scorso, è un mercantile trasformato in nave bestiame, sono arrivati 360 profughi, quasi tutti siriani, ed è la novità, perché da settembre ad oggi questa rotta turca, come ce l'ha raccontata Pablo e come l'ha raccontata tu in studio, sta usando questi mercantili. Il signore intervistato da Pablo si riferiva all'Ezedin, che è costato più o meno, mi pare, 90.000 dollari per rimetterlo in movimento. 360 profughi a 6.000 dollari vuol dire che su questo trasporto hanno guadagnato 2 milioni di dollari. Ne sono arrivati 13, 9 mercantili come questi, più grandi anche di questi, perché qua c'erano 360 persone. Il Blue Sky approdato a Gallipoli in Puglia il 31 dicembre ne erano 800. Ce ne sono 9 perché 4 sono affondati. Ma io ti voglio far sentire il comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro che ci racconta l'operazione di soccorso. Veniva dalla Turchia, l'Ezedin. Ha fatto così, è arrivata qua, davanti a Cefalonia. E i greci non se ne erano accorti. Hanno detto che la nave non era in grado di governare e quindi hanno chiesto soccorso. Ed eravamo più o meno in questa zona qua. E quindi non c'era nessuno che stava in plancia di comando? Non c'era nessuno, no. Quando sono arrivati in plancia di comando non c'era nessuno. C'era il pilota automatico? C'era il pilota automatico, la rotta era già stata impostata e la nave seguiva quella rotta lì. Abbiamo fatto delle ricerche per stabilire l'armatore, ci risultano anche dei nominativi, però non rispondono, e l'amministrazione di bandiera, tra l'altro, ha cancellato la nave dai registri. Quindi era la Sierra Leone. Sierra Leone. Sierra, quindi ufficialmente la nave non ha bandiera. Allora Sandro, queste sono navi che sarebbero destinate allo sfascio. Demolizione. Allo sfascio. Allora, la demolizione costa troppo, allora arrivo, non si sa, magari potrebbe essere anche una nave italiana, che una volta magari la portavano in Bangladesh a distruggere. Arriva con la bandiera della Sierra Leone in Turchia, la comprano 90.000 dollari, la riempiono di persone che pagano 6.000 dollari ciascuno e ce la rimandano indietro. È così? Dopodiché è così, anche 50.000 dollari le vendono, le rimettono in piedi e dopodiché però restano qui attraccate. Sono 9 navi come queste, per demolirle poi le dovremmo pagare noi, e pensa che questo è un rifiuto speciale, nel senso la devi prima sfasciare, togliere le vernici, l'olio combustibili, il ferro, e se ne vanno 200-300.000 euro per sfasciare una nave come questa. Senti, ma posti... ci dici sta cosa, i greci, no? La vedono passare, devo dire che la forza di questa... Di questa operazione clandestina è che quando navigano queste navi non sono i gommoni con la gente che si agita perché sta cadendo dal gommone e sta affogando, cioè le condizioni di navigazione sono accettabili, passano davanti alla Grecia, i greci fanno finta di non vederla sta nave che passa, no? È così, assolutamente, altrimenti così. Dovrebbero fermarla, sì. E fare che cosa? Dovrebbero accoglierli nelle loro isole, soltanto che i siriani, per loro conviene di più arrivare in Italia, perché poi prendono il treno, arrivano a Milano e se ne vanno dove vogliono andare, in Germania piuttosto che in Svezia, perché è chiaro che in Grecia restano bloccati nelle isole. Tu ti immagini 6.000, 7.000 nell'isola greca bloccati lì dai siriani, però in questo modo... si direbbe ai siriani di non scappare più, con le navi.
Perciò l'importanza di restare in Turchia. Un volo low cost da Istanbul per la Germania o per la Svezia, che ti costa 200 euro, 300 euro, invece di spenderne 5.000 dollari. E loro, come ben hai detto, hanno diritto alla protezione internazionale, perché in questo momento sono in guerra lì in Siria. La rotta turca è quella che in questo momento preoccupa di più, anche se i numeri ti dicono che vengono dalla Libia, nel 2014 sono venuti 140.000, però dalla Turchia nel 2014 sono arrivati in 10.000 e nel 2013 erano 2.000. Pensa solo che negli ultimi 4 mesi sono arrivate queste barche, sono 13 mercantili. In tutti e due i casi ci dobbiamo concentrare sia sulla Libia dal punto di vista politico, sia sulla Turchia, perché è l'unico modo per riuscire a sfangare questa situazione. A me adesso dispiace, perché siccome Di Battista ha tirato fuori degli argomenti, sembra che ci eravamo messi d'accordo io e lei, che si sa che non siamo d'accordo su tante cose, no? E purtroppo poi dopo scava, noi quando andiamo a scavare certe cose le troviamo e le dobbiamo far vedere. Ecco, allora, adesso facciamo un piccolo viaggetto, perché io un po', diciamo, sono anche stufo di lasciare questa bandiera delle cose che non vanno a quelli che la agitano solo per, insomma, per prendere andiamo qualche via, voto in più. È giusto che noi vediamo quali sono le cose e su queste cose poi prendiamo le nostre decisioni sul da farsi. Ecco, allora io dopo la pubblicità vi faccio fare un viaggetto insieme a me tra queste cooperative che si chiamano della misericordia, no? E che si occupano misericordiosamente degli immigrati. E vediamo dove ci porta, perché c'è tutto un filo di questa misericordia dove sti poveri, diciamo questi qui, questi che, di cui parliamo sempre male, compagnia bella, alla fine non acchiappano niente. E invece c'è qualcuno intorno a loro che continua ad acchiappare. Quindi, subito dopo la pubblicità, questo piccolo viaggio che parte da un pezzo di Giulia Cerino e poi va avanti. Voi dovete dire, vi agitate, c'è qualcosa da dire? Che visto che abbiamo parlato ditelo adesso di... tacete per sempre. No, abbiamo parlato di Europa, ONU, ovviamente finisce la riunione al Consiglio di Sicurezza New York dell'ONU, l'alto commissario per i rifugiati ha chiesto all'Unione Europea di rafforzare l'operazione Triton, quindi sempre lì a batter cassa, insomma. L'operazione Triton che è stata varata durante il semestre di presidenza italiana, quindi l'Unione Europea si è presa carico del controllo dei confini e non è più solo l'Italia. Va detto, il problema, no? È che segnalano appunto che è limitata nel tempo e le risorse sono poche e quindi l'efficacia anche è un po'... Certo, perché, ma soprattutto... se si dice che non si è fatto abbastanza, si è iniziato a fare delle cose. E che soprattutto ha creato molti più morti di quando c'era Mare Nostrum. Stiamo vedendo una situazione drammatica a cui bisogna dare delle risposte, bisogna dare delle risposte collettive in Europa. Prima c'era solo l'Italia, oggi c'è l'Italia e l'Europa. Certo che si deve fare di più. Ma prima c'era Mare Nostrum, ma adesso si muore molto di più. Ma non lo facciamo più. Lo dice solo il sindaco noi. Di Lampedusa. Allora, lo dice il sindaco di Lampedusa che da quando c'è Triton si muore molto di più. Non è una cosa da sventolare come un grande successo Triton o Triton. È una sciagura, un disastro. Abbiamo detto che non c'era l'Europa, oggi c'è. Abbiamo chiesto all'Europa di fare di più, l'Europa sta facendo di più. Il ministro Gentiloni ha scritto... Meno di Mare Nostrum, con Mare Nostrum non faceva niente. Poi, certamente le cose sono complicate, certamente allora, si deve fare di più, certamente noi stiamo chiedendo e anche nella vicenda di Triton abbiamo chiesto più soldi e ci sono stati dati. Allora però questi soldi cerchiamo di spenderli bene, infatti dopo la pubblicità vedrete che non è che si spendono tanto bene. Allora, vediamo la pubblicità. Che ci dici? Che metti nel piatto? Prima che parliamo delle cooperative della misericordia. Allora, l'unica soluzione per la Libia sono le bombe, vediamo. Gheddafi aveva nascosto in giro per il mondo una fortuna in nero, anche lui, stimata in 80 miliardi di dollari. Finora alla Libia è stata restituita una villa a Londra da 10 milioni di sterline che si pensava fosse appartenuta a uno dei figli di Gheddafi, Saadi Gheddafi, quello che abbiamo visto anche in Italia che cercava di fare il cacciatore nel Perugia di Gaucci. Sì.
Ma l'avvocato della Libia, per riuscire a ottenere che questa villa fosse restituita, ha dovuto dimostrare all'alta corte di Londra che il figlio di Gheddafi non avrebbe mai potuto comprarla perché il suo stipendio ufficiale come militare dell'esercito era solo di 34.000 sterline all'anno. Poi ci sono 210 milioni di franchi svizzeri che sono stati bloccati in Svizzera, noccioline. La famiglia Gheddafi ha sempre investito nelle più grandi banche del mondo, dalla HSBC, quella della lista Falciani, oppure la Goldman Sachs, la Société Générale, la Nomura, quella del caso Montepaschi. E il Fondo Sovrano della Libia adesso ha chiesto il risarcimento danni per 2 miliardi e mezzo di dollari proprio ad alcune di queste banche, come Goldman Sachs, Société Générale, perché hanno fatto fare degli investimenti in derivati che hanno fatto perdere tutti i soldi. E tra le banche più vicine alla famiglia Gheddafi c'è anche l'inglese Royal Bank of Scotland, il cui nuovo presidente, nominato proprio oggi, Sir Howard Davis, era stato, ai tempi di Gheddafi, un componente dell'advisory board del Fondo Sovrano della Libia. Ma non è finita. All'aeroporto di Mosca è bloccato dal 2007 un tesoro di 20 miliardi di euro in contanti, tutti in banconote da 100 euro. Era stato spedito dalla Germania da un iraniano ricercato dall'Interpol per truffa, ma fino ad oggi nessuno si è presentato a rivendicarlo, tranne qualche truffatore, e si pensa, non con tanta fantasia, che possa essere il tesoro anche di Gheddafi. Un miliardo di dollari però è stato rintracciato in Sudafrica, in diamanti, contanti e lingotti d'oro. Il governo sudafricano ha detto lo restituiremo secondo i protocolli dell'ONU, ma fino ad oggi non è stato restituito. Finché nel dicembre scorso è stato fatto il colpo grosso, cioè durante una perquisizione in Sudafrica tra Johannesburg e Pretoria è stato scoperto quello che si ritiene sia il vero tesoro di Gheddafi, nascosto in 7 bunker guardati giorno e notte da dei vigilanti che erano pagati da una misteriosa società. E il valore stimato, secondo un giornale sudafricano, è di 179 miliardi di dollari. Su questo tesoro si è scatenata una lotta internazionale. Lo reclamano uomini politici africani, uomini d'affari e anche due società misteriose che dicono ognuna di essere l'unica autorizzata dal governo libico a recuperare questi soldi. E con la confusione che regna tra le milizie in Libia, è arduo però capire chi sia il governo legittimo autorizzato a riavere i beni del popolo libico. Forse un modo per metterli d'accordo ci sarebbe, potrebbe essere quello di promettere i soldi in cambio della pace. Come dire, volete i soldi? Mettetevi d'accordo. Rula, è possibile questo? Potrebbe essere una linea possibile? Non ci sono linee sbagliate, la tragedia nella politica è non avere una strategia politica, questa è la vera tragedia, e da quello che sento dalla rappresentante del governo non ho sentito un'idea, una soggezione, una proposta politica che potrebbe muovere le questioni, lo trovo sconcertante. Da unica immigrata, se posso permettermi, l'Italia ha partecipato nella missione NATO di liberare, tra parentesi, la Libia da Gheddafi. Però c'era una condizione. La condizione è quella di addestrare le guardie costiere libiche a monitorare il confine, tra parentesi. Questa condizione non è mai stata rispettata. Almeno cercate di far rispettare gli accordi che sono stati stipulati come condizione per la liberazione della Libia. Sia questo e le sanzioni. Il patrimonio libico è importante. Oggi le varie fazioni, soprattutto il generale Haftar, vorrebbe mettere le mani su questi soldi. Questo potrebbe essere un motivo per farlo iniziare un dialogo nazionale. Non puoi passare da una dittatura a un intervento militare, subito a una transizione, elezione, e non mettere nella tua testa l'idea che ci sarebbe scoppiata una guerra civile. Sicuramente chi ha visto la Libia, la Siria, l'Iraq, capiva che sarebbe arrivata, perché hai tolto il ruolo della dittatura, hai smantellato tutti gli istituti, sia di sicurezza giudiziaria e altro, civile. Cosa sarebbe successo? Era scontato, ma quello che non è scontato,
questa carenza politica europea, soprattutto italiana. Vorrei sentire più soluzioni, idee, che purtroppo vedo anche nell'approccio di Renzi, ancora portare con sé queste persone che hanno, quando lui ha parlato a New York, ha portato con sé delle persone che continuavano a applaudire Renzi. Sembrava il dittatore egiziano e le persone che portava con lui, un gruppo di persone che lo applaudivano, ma non ha potuto nemmeno portare un'idea, parlare di un'idea concreta su cui la comunità internazionale poteva applaudirlo. Cioè io non ho bisogno di Marchionne. Grazie Lula, come al solito ti trovo tonica, combattiva, però diciamo grazie del contributo anche di questa sera. E andiamo a vedere un po' se cooperative, perché 140.000, ci ricordava Ruotolo, dalla Libia verso l'Italia, 140.000, e alcuni, molti, arrivano a Lampedusa, vediamo un po'. E tutti sparano a tutti, come gli sparano a tutti? Ma devono sparare, se devono eliminare questa gente qua. Ai migranti? E certo. Ma quelli scappano da... Ma che scappano da tutte le parti. Le conseguenze sono tutte nostre. E quali sono le conseguenze? Le conseguenze che non vengono turisti, c'è l'accoglienza, ci fanno milioni di euro, ci mancherebbe. Compra tutto fuori, qua non lascia un centesimo. Siamo davanti al centro d'accoglienza di Contrada Imbriacola. Questa è una struttura del Ministero degli Interni, ma l'accoglienza è gestita dalla Confraternita delle Misericordie. Scusate, voi lavorate qui dentro? Sì. Che lavoro fate qui? Siete della cucina, lavoriamo. Ah, siete in cucina. E il cibo da dove lo portate? Poi lo prendiamo qua, diciamo, la maggior parte arriva da fuori, il congelato, pollo, cotolette di pollo, birbe, cose varie, pollo, coscettine di pollo. Pollo. Stando al capitolato di spesa legato al bando per la gestione del centro di Lampedusa, per ogni migrante ospite del centro, le Misericordie ricevono dal Ministero dell'Interno 32,90 euro al giorno. Con questo denaro, il centro deve garantire servizi di manutenzione, pulizia, trasporto, ristorazione e i beni di prima accoglienza, tra cui dentifricio, spazzolino, sapone e scarpe. Avete mangiato? No, non abbiamo mangiato. Perché c'era troppa gente. Ah, non c'è abbastanza cibo? Esatto. Non abbiamo lo spazzolino, non abbiamo le mutande. Non abbiamo lo spazzolino, non abbiamo il sapone per lavarci. Non abbiamo le schede per telefonare. Non ho vestiti, non ho scarpe. Queste scarpe me le ha date la chiesa. Ti hanno dato lo spazzolino? No, non me l'hanno dato. Compresi nei 32,90 euro che il centro di accoglienza riceve per ogni ospite, è previsto un contributo economico di 5 euro ogni due giorni, il cosiddetto pocket money, destinato ad ogni migrante per sostenere le piccole spese come l'acquisto di schede telefoniche e sigarette. 50 centesimi. Non ho un euro. Li posso tenere? Sì, certo. Ok, grazie mille. Ma vi danno dei soldi? No, per niente. Per niente? No. Vi danno dei soldi? Pocket money. No, non ce li danno. Per niente? No, niente. Consideriamo il pocket money di 5 euro dovuto ogni due giorni ai migranti. Moltiplichiamolo per una media a ribasso di 300 ospiti nel centro. Otteniamo la somma di 1.500 euro, soldi che i contribuenti versano per l'accoglienza. Le Misericordie incassano, ma ai migranti non arrivano, perché del pocket money, almeno a sentire i migranti, non c'è traccia. La cooperativa viene pagata comunque, anche se qui dentro non c'è nessuno. Ma quindi, scusi, non li pagano a migrante? Io pensavo loro prendessero... No, hanno un minimo previsto comunque per la gestione del centro. Qualcuno degli operatori lavorano per la Misericordia, sono locali, sono contrattualizzati o a esigenze a tempo determinato. Ok. Ah, e sono lampedusani? Sì. Pensavo fossero quasi tutti calabresi. No, quelli della Misericordia, sì, però gli operai sono locali. Qui lavorano 108 persone a pieno regime. Ad esempio il servizio docce, pulizia... Gli operai lampedusani. Sempre operai lampedusani, sì. Che però fanno parte delle Misericordie? Sì, sono stati assorbiti dalla Misericordia. Ho capito. Quindi fa tutto le Misericordie praticamente? Tutto. Anche il servizio di trasporto?
A quante miglia vanno a prendere i migranti, visto che hanno ordine di prenderli oltre le 60 miglia? Veramente l'ultima volta sul sistema ICE erano a 10 km dalle coste libiche. Cioè li vanno a prendere? Praticamente sì. Facciamo i tassisti. Li vanno a prendere anche se non sono in difficoltà? Sempre. Perché non lo allora, sai? Allora non hai capito, sempre. Tu pensi che adesso con i colleghi a bordo sulla nave ci sarà qualche sbarco? No. Non prenderanno nessuno, ragazzi. Non si troverà. Sono tre giorni che non vedono, non prendono nessuno. E io so per certo che ci sono una ventina di barconi che provano a uscire dalle acque libiche e tornano indietro prima o tempo. E quindi questo che vuol dire? Ti devo dire una cosa. Non ti faranno vedere niente. Ma perché secondo voi c'è una strategia nel creare, come dire, il panico? Business. Mafia libica e mafia italiana associata. Ma quando parliamo di mafia italiana parliamo di mafia, proprio mafia, la mafia? Quello che è successo a Roma. Oh, parola di poliziotti. Aspettate a applaudire perché questo è solo l'inizio. Qui c'è anche la mano di un altro nostro, Giuseppe Borriello, che ha lavorato. Quindi vediamo un po' come continua. Perché allora, siccome per lo più questa gestione del centro di Lampedusa viene fatta dai calabresi, cioè da Isola Caprile, allora andiamo a vedere un po' lì com'è la situazione. Siamo di fronte al centro accoglienza di Isola di Capo Rizzuto, dietro queste sbarre c'è il centro di accoglienza più grande d'Europa. Lo gestisce la Confederazione Nazionale delle Misericordie con un appalto da 20 milioni di euro per 3 anni. Qui dentro la Misericordia dà lavoro a circa 250 persone. È un dipendente della Misericordia, solo questo? No, e c'ha scritto Misericordia. Anche voi siete di fretta? Solo una domanda. Sì. Siete dipendenti della Misericordia? Sì. Loro non pagano nessuno. Non pagano? Niente pocket money? No, niente pocket money. Nessun vestito decente. Loro non mi danno il pocket money di 2,50 euro? Niente, niente. Il cibo non è buono. Prendono tanti soldi e ti danno solo un misero piatto. Le camere sono davvero sporche, molto, molto sporche. Soldi? Niente soldi. Negativo, molto negativo. E la Misericordia? Fanculo, misculaccia. Fanculo, Misericordia. Queste non sono brave persone. Non ci danno quello di cui avremmo bisogno. Da quando sono arrivato non mi hanno dato schede telefoniche. L'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, manda una lettera al prefetto di Crotone chiedendo i bilanci dell'ente gestore. A un anno di distanza arriva la risposta. I bilanci non ci sono. Eppure la Confederazione continua a vincere appalti. L'ultimo è quello del centro di Lampedusa. Uno degli uomini più potenti è Leonardo Sacco. Qui a Capo Rizzuto lo chiamano il governatore. Se il prefetto ha risposto così, Sara evidentemente non ce l'ha. Perché dopo tutto quel casino che è successo per il centro di Crotone, sempre la Misericordia ha preso l'appalto del centro di Lampedusa? Quale sarebbe il casino? Dopo che è uscito il rapporto dell'UNHCR che diceva che c'erano degli illeciti nella gestione. Falso. Siccome la gestione di un centro di accoglienza è una cosa importante, girano intorno a quel centro un sacco di soldi. Sì, un sacco di soldi, tantissimi soldi. Tantissimi soldi. Abbiamo rendicontato tutto. Ma com'è possibile la Misericordia abbia vinto anche l'appalto di Lampedusa? E poi perché lì ci sono i calabresi a gestire tutto? Sono stati tutti giustificati, i presunti illeciti che sollevavano. Mi fa vedere le giustificazioni. Perché? Per chiarire. Ma perché va via? Ma che c'è da nascondere, mi scusi? Assolutamente. Prima a gestire la mensa dei centri di accoglienza era la vecchia locanda dei cugini Poerio. Oggi al suo posto c'è il quadrifoglio. Eravate comunque voi a capo della vecchia locanda, Fernando e Antonio? No, la locanda Fernando non c'era. E chi c'era? Antonio. C'era Antonio, quindi lei. Perché vanno fatto chiudere la vecchia locanda? È facile a essere infiltrate. Ti hanno tolto il certificato antimafia. Vi hanno tolto il certificato antimafia? 5 anni fa. Tu sei facile a essere infiltrate? Ma la prefettura non toglie così il certificato antimafia sulla base di una sensazione. Ha fatto la sospensione. Avrà avuto delle... Qui siamo... Ha tolto il certificato? Quindi di fatto non avete il certificato antimafia. Qualcuno di voi, non so chi dei due, ha una condanna passata in giudicato per detenzione di armi? Io. Condanna in giudicato per detenzione di armi? E commercio di armi? Così, detenzione di armi? Allora, una pistola giocattolo. Ha una pistola giocattolo? Una pistola giocattolo mi hanno trovato, una pistola giocattolo.
Poi l'hai letta tu così grave? E l'hanno condannata per una pistola giocattolo. Quando ci hanno tolto qui, mi ha chiamato il governatore, mi ha detto io ti devo ritirare la palla, ok? Io ho detto io, comunque vedete che c'è il mio cugino. Mi sembra strano che una cosa venga sciolta per facile infiltrazione mafiosa e poi passi al cugino. E comunque ci continuate a lavorare lei e Fernando. E non è che siamo stati noi i... Ma che c'entra il quadrifoglio con la misericordia? Il quadrifoglio lavora con la misericordia. Però le vostre mogli non sono anche socie di Sacco nella Sia Lounge? Sacco è il governatore. Noi abbiamo già un'amicizia precedente. Ogni 3-4 giorni ci vediamo sempre. Certo. Se una domenica vogliamo andare a mangiare, andiamo. Ma l'appalto adesso per il catering quanto vale? 1087 ospiti per 8,50. Quindi l'appalto è più o meno di 2.171.000 euro, perché è la fattura questa. Un paio di milioni. Possiamo vedere quanto portano fuori i pasti o no? E viene più tardi, verso le 10:30, le 11. Ma dopo 2 ore di attesa e diversi tentativi andati a vuoto, proprio quando stiamo per andar via... Buongiorno, è lei il presidente? Piacere, Michele. No. Ho parlato con i suoi cugini, sono stati così disponibili. E guarda, lei invece... per il momento no, che stiamo lavorando. Sì, ma volevamo soltanto vedere i pasti che si portavano al centro, cioè non c'è nulla. Escono da qua. Ma anche a Lampedusa è la stessa società che fornisce pasti anche al centro di Lampedusa? Siete sempre voi che fornite a Lampedusa i pasti? Il suo cugino mi ha detto che qui sono 2 milioni di euro l'anno, a Lampedusa più o meno la stessa cifra. No, cioè, non le posso dire niente, guarda. No, non mi dica la cifra esatta, però più o meno, più o meno. Non mi ricordo, ma più o meno si aggira di sopra, un po' di meno sicuramente, non è di meno. Un pochino di meno? No, abbastanza di meno. Abbastanza? Cioè 1 milione di euro? Più o meno, sì. Più o meno 1 milione di euro, quindi 2 milioni qua a Crotone e 1 milione a Lampedusa. Più o meno, sì, guarda. Più o meno 1 milione. Okay. Posso andare? Grazie, arrivederci. Ma dentro questo furgone c'entrano 1087 porzioni di... Non posso dire niente. Mi sembra un po' piccolo questo furgone. Qui dentro ci sono i pasti per i 1087 ospiti del centro d'accoglienza di Isola Capo Vissuto. Diciamo che in questo furgone dovrebbero entrare tutti. Già finito così? Finito. Avete finito di caricare? Finito, prego. Allora non è vero. Eh? Allora non è vero quello che dice Salvini, che quei quattrini vanno agli immigrati. Non è vera questa cosa, una balla molto grande. Cioè gli immigrati vengono qui, gestiti dal crimine organizzato, io non lo sapevo di questo servizio, gestiti dal crimine organizzato e vengono sfruttati per fare in modo che politica e cosche, perché di questo si tratta, politica e cosche, a braccetto guadagnino con i nostri soldi su quei disgraziati che abbiamo visto lì adesso in questo servizio. Allora non bisogna prendersela con gli immigrati, ma con i ladri e con l'andrangheta che si è infiltrata pure a Verona, città amministrata dalla Lega. E Renzi, al posto di mandare i tweet, e voi anche, al posto di modificare la Costituzione di notte come i ladri, Lia, iniziate ad occuparvi di queste cose, perché la trasparenza è compito vostro, perché voi state al governo. È una cosa indegna il servizio, le balle di Salvini e la totale incapacità del governo Renzi a controllare, anzi, la verità è che sfruttano l'emergenza, perché quando c'è emergenza si va in deroga delle leggi e si permette, perché in acque torbide si pesca meglio, e si permette nel silenzio generale, grazie a questo servizio evidentemente no, a utilizzare i soldi dei cittadini e quelle facce nere degli immigrati per far lucrare politica e crimine organizzato. Chapeau, questa è l'Italia ed è responsabilità vostra. Vabbè, sono episodi. Su questo io sono molto d'accordo con l'onorevole Di Battista, nel senso che certamente la logica emergenziale ereditata dal centrodestra porta a una serie di vicende. A una serie di vicende. Ci piace, che sono sicuramente una speculazione su chi scappa dalla guerra, dalla fame e da delle situazioni assolutamente inqualificabili. Nel 2015 quegli appalti che abbiamo visto saranno assegnati con una gara, e questa è già una buona notizia. Certamente, come diceva Di Battista prima, se noi togliamo il peso una parte del peso dell'immigrazione dalla Turchia, dalla Giordania, dal Libano, che sono dei paesi dove un cittadino su 5 viene dalla Siria ormai, e lo gestiamo in modo coordinato ed europeo, e lo gestiamo da lì, evitando che le persone salgano sui barconi, evitando che si espongano a dei viaggi in mare, evitando che arrivino in modo incontrollato
e non previsto sulle coste italiane, riusciamo ad avere una gestione dell'immigrazione che è diversa. Perché dove quando arrivano in maniera imprevista, poi ecco, scatta... Io credo che anche lì serva più Europa, in parte lo stiamo facendo, va fatto di più. Su questo c'è convergenza con il Movimento 5 Stelle, lo ricordava Di Battista, che abbiamo votato anche delle mozioni loro. Onorevole Guardabelle, sono parole sante, però purtroppo io devo dare un'altra bottarella. Che devo fare? Cioè, ormai siamo qui, ci troviamo e vediamo il finale del servizio, perché sennò fino a qui sembravano tutte cose di misericordia e cose belle. Invece, oltre la misericordia, più su, vediamo un po'. A quanto ammonta l'appalto? A quanti milioni di euro? Guardi, io questo dato esatto non glielo so dire. Non c'è una indicazione dell'importo, perché non si può conoscere, perché lei sa benissimo che tutte le convenzioni che vengono fatte dal Ministero dell'Interno su queste strutture vengono fatte in base alle presenze. La base d'asta inserita nel bando per il centro di accoglienza di Lampedusa era di 40 euro per ogni migrante ospite, per un totale di 5 milioni e mezzo di euro. L'offerta vincitrice è stata quella delle Misericordie, con 32,90 euro al giorno, per un valore complessivo dell'appalto di 4 milioni e 582 mila euro. Io questo dato esatto non glielo so dire, io le posso dire semplicemente dura un anno. Sul sito delle Misericordie, però, si scopre che non c'è stato un bando aperto, ma una procedura negoziata, alla quale sono stati invitati 7 soggetti, tra cui appunto le Misericordie. Come mai non hanno fatto un bando aperto e hanno fatto una procedura negoziata in emergenza? Dovete chiederlo alla prefetto, non lo facciamo noi il bando. Senta, ma il prefetto di Agrigento, il signor Nicola Diomede, no? Sì, era capo della segreteria tecnica del ministro Alfano, è corretto? Questo non lo so. Glielo dico io. Beh, ed è un caso che diciamo vari presidenti e direttori che si sono poi succeduti nel tempo a capo delle Misericordie fossero anche loro degli uomini diciamo vicini al nuovo centrodestra? Questo non risulta. Perché... Cioè, ad esempio uno dei presidenti è stato il dottor Carlo Daniele Giovanardi. No, allora il dottor Daniele Giovanardi è stato governatore, sì, è stato fratello del ministro, fratello del ministro, ma è stato governatore di una Misericordia, di non delle Misericordie nazionali. Quello nella foto è Daniele Giovanardi. Il fratello gemello del ministro Carlo era direttore della Misericordia di Modena, che dal 2005 al 2012 ha gestito i centri di identificazione ed espulsione di Modena e Bologna. Il budget era di circa 70 euro al giorno. Nel 2014, però, la Misericordia da lui guidata rischia la chiusura per dissesto finanziario. La posizione debitoria si presume vicina ai 3 milioni di euro. Poi c'è stato il suocero del fratello del ministro Alfano, no? Sì. Lorenzo Montana. Sì. Lui pure è stato direttore, o sbaglio? No. Al telefono con un giornalista del Fatto Quotidiano, Lorenzo Montana ha detto: io non sono per nessun motivo stato scelto dai bisogni interni, sono stato scelto per le mie qualità personali, umane e qualità anche professionali e intellettive, anche perché sono un lampedusano d'occhio. Dopo la pubblicazione della notizia, però, Montana ha dovuto fare un passo indietro, rinunciando all'incarico di direttore del centro di accoglienza di Lampedusa, per non creare polemiche. Non ha avuto dei contatti con questo signore, non sapendo chi era, dopodiché non è stato nominato. Ah, non lo sapevate, forse? No, assolutamente. Dal 2007 al 2011 ha ricoperto la carica di presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia, incarico da cui si è dimesso nel 2011, avendo accettato la candidatura a presidente della provincia di Lucca. Di lui, il ministro Alfano ha detto: siamo qui per sostenere il nostro bravissimo candidato alla presidenza della provincia di Lucca. E dice che è un caso che la prefettura d'Agrigento, guidata da Nicola Diomede, che era capo della segreteria tecnica di Alfano, abbia dato l'appalto proprio alla confraternita, alla vostra confraternita, che, come dire, era guidata da un uomo che poi ha fatto campagna elettorale. Ma nel momento della gara non era più presidente. Vabbè, facciamo così, non continuiamo questa giaculatoria perché è un po' troppo, no? Allora invitiamo il ministro Alfano, così ci viene a spiegare lui come funzionano le cose, invitiamo anche Salvini insieme al ministro Alfano,
E invitiamo pure questo presidente Sacco, vicepresidente Sacco, che pure mi sembra uno molto simpatico e combattivo. I fratelli Giovanardi. Ma sì, invitiamo i fratelli Giovanardi, tutti e due, no? Poi faremo fatica e i due ruotolo che li interdissero. Vivremo, eh? Michele, solo una specifica, diciamo, flash sul video che abbiamo visto, perché questo video ultimo in cui si vedeva, diciamo, in campagna elettorale accompagnato da Alfano, non abbiamo detto bene chi è l'ex presidente delle Misericordie, Brunini, ecco, perché magari esatto, evidentemente essere... Giulia nella velocità del servizio, sì, esatto, ha saltato il nome. Bene, bravissima, sempre puntuale, mente, Maddalena. Viene in mente un po' la cooperazione degli anni Ottanta. Mi sembra essere ancora negli anni Ottanta, dove i socialisti avevano l'appalto sulla Somalia, i comunisti ce l'avevano sull'Etiopia, i democristiani ce l'avevano sul Mozambico. Cioè, praticamente la cooperazione, invece di andare a quelli che dovrebbero essere aiutati, sono gli immigrati, non è la Somalia, ma sì, sono all'epoca, i somali. All'epoca rubavano in Africa, adesso rubano sugli africani che vengono qua. Però sta attento, non siamo come sereni. Rubano, ma scusami, no, sono questi poi abbiamo passano... appena, ma non mica dico questi che chi lo sa, dico rubano nel senso in che genere, abbiamo sentito le intercettazioni di Roma Capitale, sì, dove Buzzi, presidente di una importante cooperativa rossa che aveva addentellati non solo a Roma ma anche in Calabria e in Sicilia, diceva: ma tu lo sai che con gli immigrati si guadagna molto di più che col traffico di droga, no? L'abbiamo sentita 3 mesi fa, ce la siamo forse già dimenticata. Però forse ci sbagliamo, quindi se il ministro viene, la domanda, parla, la domanda è, ma è possibile, chiarisce che, è possibile che ci passano le ere, le rottamazioni, e ancora non si riesce a fare una legge per cui ogni appalto deve essere affidato con una gara pubblica, trasparente, e si continuano a dare gli incarichi privatamente agli amici degli amici? Ma è una roba allucinante. Non rincariamo, non rincariamo, sembra che è siamo il minimo tutti sindacale. Il fatto, noi, le gare d'appalto. Invece sono cose del caso, no? Sono sinergie che si realizzano misteriosamente, un po' come, De Angelis, un po' come questa storia di Rai Way, no? È bellissima, Rai Way, no? Sembra, come dire, una canzone di Frank Sinatra, questa qui, no? Bellissimo. Allora, che succede? E Mediaset vola in borsa. Mediaset vola in borsa. Ci avevano detto, ci avevano detto che il Nazareno era finito, eppure Berlusconi. Invece negli ultimi due giorni, Berlusconi ha sferrato un 1-2 deciso. Prima l'offerta di Mondadori per acquistare RCS Libri, e poi l'offerta di Mediaset per su Rai Way, le antenne, i ponti della Rai. Spiegano che è una mossa anche molto aziendale, perché Berlusconi vuole fare vedere che Mediaset è viva e aggressiva. Anche Renzi ha detto il mercato. È il mercato, Mediaset deve sembrare viva, aggressiva, così magari si vende meglio. In verità è una mossa molto politica, che riguarda quella che Berlusconi considera la madre di tutte le battaglie, cioè la riforma della Rai che Renzi ha annunciato a breve. Ho minacciato. E questo ce lo dice Nazareno. Nazareno ce lo spiega, certo. Ce lo spiega. Vediamo che dice Nazareno. Sembra quasi c'è la guerra in Libia, ma c'è anche la guerra delle TV. E oggi nella guerra delle televisioni Berlusconi vorrebbe comprarsi la maggioranza delle antenne della Rai. Ma nel patto del Nazareno di questa operazione si era parlato o no? Chi ha seguito la cosa per conto di Renzi racconta: certo che c'erano le antenne di Rai Way nel patto del Nazareno. Bisognava fare una super società con un attore pubblico che mediava, uno come Cassa Depositi e Prestiti, per impedire che prevalesse o Mediaset o Berlusconi. Un campione nazionale, tutto italiano, un'unica società delle reti. Per questo Renzi ha voluto mettere a tutti i costi Rai Way sul mercato. Poi Berlusconi è tornato all'opposizione e Renzi ha minacciato di riformare la Rai in modo da fargli una vera concorrenza. Allora Berlusconi lo ha sfidato. Matteo, vuoi superare il duopolio? Vuoi liberalizzare? Allora cominciamo a privatizzare Rai Way. Io offro 1.200.000.000 e rotti. Così vediamo se tu sei un vero liberalizzatore e lasci fare al mercato, o sei uno statalista che si oppone al libero mercato. La risposta di Renzi non è stata un baffa. Ha detto: il 51 resta pubblico, ma sotto al 51, come dire, lo Stato ha il 66%, se Silvio vuole il 15% non sarebbe comunque una cosa da niente. Questo perché per controllare l'assemblea straordinaria servono i 2/3, quindi
Silvio diventerebbe un socio del governo, decisivo nelle decisioni. Allora, cosa dice Di Battista? Che oggi c'è anche questa apertura a voi di Renzi, che fa capire insomma un po' una politica dei due forni, cioè vuol dire che se voi gli date un sostegno magari lui mena magari più forte. Alfano? Eh? Magari molla Alfano? Cioè che cos'altro deve fare un ministro dell'interno prima che voi votate le dimissioni e la sfiducia? Perché l'abbiamo, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo ripresentato l'ennesima mozione di sfiducia nei confronti di Alfano. Che deve fare? Deve far deportare una madre e una bambina? L'ha fatto. Deve baciare un boss mafioso, Croce Napoli a sua insaputa? L'ha fatto. Deve permettere a 300 ubriachi hooligans di distruggere la fontana del Bernini? L'ha fatto. Deve far sì che la finale di Coppa Italia ci scappi il morto tra Napoli e Fiorentina? L'ha fatto. Cos'altro deve fare un ministro prima che voi, dato che avete la maggioranza, votiate le dimissioni di uno come Alfano? Questa è una domanda. E cos'altro deve fare Renzi come favore a Berlusconi prima che l'opinione pubblica si renda conto che sono la stessa cosa? Prima il colonnello diceva bisogna chiamare le guerre missioni di pace. Ecco, il problema è che il sistema cambia il nome alle porcate per farle digerire all'opinione pubblica. Le guerre di invasione diventano missione umanitaria. Gli inceneritori diventano termovalorizzatori, il Porcellum diventa Italicum e Berlusconi diventa Renzi, ma sono la stessa identica cosa. Questo si tratta. E lo scopriamo oggi, il mio collega Roberto Fico è un anno che lo denuncia. Mi ricordo che Berlusconi, mi pare ospite da Vespa, gli diede del buffone a Roberto Fico. Quel buffone lo querelerò, non l'ha mai querelato, probabilmente perché i suoi avvocati sono troppo impegnati sul processo di compravendita dei senatori e tutti gli altri processi che c'ha il pregiudicato Berlusconi. E oggi si scopre che un condannato, frodatore del fisco, uno che ha fondato il suo partito con il beneplacito di Cosa Nostra, il fondatore del suo partito sta in carcere per concorso esterno e associazione mafiosa, può diventare socio dello Stato italiano acquisendo delle torri televisive attraverso le quali passano anche i segnali delle intercettazioni, le stesse intercettazioni che citava prima Travaglio, che ci hanno fatto scoprire lo scandalo di Mafia Capitale. Ora, siamo noi che siamo negativi, che diciamo sempre no, che sappiamo solo distruggere, o è questa l'Italia che ci hanno lasciato? 30 anni di berlusconismo e 30 anni di falso anti-berlusconismo. Un quadro ottimistico, io. Visto che Figo era pronto al dialogo sulla questione della Rai, ma magari, vedo che Di Battista... Magari. No, assolutamente. Detto questo, premesso questo, siamo pronti al dialogo. Ci sono due fatti. Il primo fatto è che c'era certamente un patto tra Renzi e Berlusconi che riguardava due cose importanti, la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale. C'è stato dipinto intorno, eccetera, ma io credo che in realtà il patto, quando si è cercato di infilarci dentro qualcosa di diverso, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica, si è rotto. Adesso si è ricamato in tutti questi giorni sul fatto che invece rientra la RAI, rientrano altre cose. Il patto del Nazareno era su alcune cose, si è provato a inserire qualcosa d'altro, si è rotto, non aggiungerei dei complotti, delle dietrologie, delle cose in più. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che è arrivata un'offerta per il 66% di Rai Way. Si può comprare? No. Quindi stiamo parlando da un paio di giorni di una cosa che effettivamente non esiste. Questa è la mia opinione, credo. Tutti i consulenti Berlusconi sono tutti scemi, quelli lì, non ho capito. Ma... No, così per capire, perché scherzo. Siccome stanno lì che studiano da un po'. Presentano le offerte per scherzo. Hanno fatto un'offerta che non si può presentare, nel senso che c'è un decreto del governo di settembre che dice che non si può presentare un'offerta così alta. E poi perché non l'abbiamo definita un'offerta demenziale, un'offerta, come dire, suggestiva, ma senza basi giuridiche, ma abbiamo detto semplicemente... Non abbiamo detto manco... Dalla RAI non hanno manco detto che è un'offerta ostile, hanno detto che è un'offerta... Oh. È non amichevole, anche diciamo, perché è uno non scambio. Può esistere. Io credo che non ci può sia, esistere, ma esiste però. Credo che ci sia un po' di affezionati del patto del Nazareno che sono dispiaciuti che la cosa sia andata male. Guarda, voi tra l'altro avete anche proprio è il Nazareno, dovete cambiare alcune cose. Ma è lui perché per non far sopravvivere il personaggio si inventa tutte queste balle. Non c'è più quella cosa e non ci sarà più. Adesso possiamo cercare questa cosa,
la Libia, Putin, Minniti. Insomma, in questa puntata abbiamo cercato di seminare alcuni elementi che possono far rivivere il patto del Nazareno. Il patto del Nazareno, ma per esempio, ci potrebbe essere questo 15% per Berlusconi dentro. Ma hanno presentato un'offerta per il 66%. Di cosa ma stiamo ci potrebbe parlando? Essere, se però visto che Renzi. Una cosa che non c'è. Onorevole. Hanno presentato un'offerta del 66%. Onorevole. Vi conviene il patto del Nazareno, perché se voi dite che non c'è più, tutto quello che fate ricade su di voi. Io credo che convenga a lei fino il patto del Nazareno, sennò cosa ci viene a raccontare? Guardi, io un anno fa ho scritto sul mio giornale, Fabrizio D'Esposito, ho fatto un'inchiesta sul contenuto del patto del Nazareno, perché non so se a lei l'hanno fatto leggere, a noi cittadini italiani non l'hanno mai esibito. Se c'era scritto Italicum... Ma sono degli atti parlamentari. No, gli atti parlamentari lasci fare. Sto parlando del patto del Nazareno, non degli atti parlamentari. Quello che hanno firmato. Non ce l'hanno mai fatto vedere. Allora noi siamo andati a cercare... Quello che conosce Verdini. Siamo andati a cercare... Andati a cercare di capire che cosa c'era. Abbiamo scoperto che c'erano affari per Mediaset, tipo la messa in borsa di una quota di Rai Way, fatto. C'era scritto Quirinale tutti tranne Prodi, fatto. C'era scritto non si tocca il falso in bilancio. Lei ce l'ha presente quel povero Cristo di Orlando che sono mesi che dice che sta scrivendo il falso in bilancio, non è riuscito ancora a depositarlo, ogni giorno rinvia. C'era scritto favori fiscali, a Natale guarda caso viene fuori il decreto che consente il condono fiscale per chi froda e chi evade fino al 3%, li abbiamo sgamati, hanno dovuto tornare indietro. Quindi la responsabilità civile dei giudici era uno dei pochi punti del piano di rinascita della P2 che non Marco, era stato ancora realizzato, l'hanno realizzato ieri. Solo da... Vi conviene dire che c'è il patto del Nazareno, perché altrimenti la gente vi dirà ma se non lo fate per Berlusconi allora vuol dire che ci credete voi. Ma tutto vuol dire disagio... che lo volete fare per voi. La legge elettorale, allora, senza farci scegliere i deputati vuol dire che la volete fare voi. Marco, tutto questo disagio nasce solo dal fatto che Berlusconi è bravissimo, è tempestivo, è creativo, però insomma ha qualche problema a ricordarsi tutti i passaggi di questo patto, perché ogni tanto fa confusione, arriva Ghedini, dice no ma c'era questo nel patto, Verdini c'era quell'altro, c'è una gran confusione, cioè Berlusconi ha una certa età, a questo punto dovevano essere precisi, di guarda c'era questo, se no Berlusconi come è fatto lui, pensa che nel patto del Nazareno c'è che si deve prendere tutto il cocozzaro, capito? Quindi è pericoloso questa cosa, bisogna essere precisi, scriviamolo, pubblichiamolo, diamolo alle stampe, così sappiamo che il patto del Nazareno è quello, De Angelis smette di lavorare, o perlomeno lavora solo per Lucia Annunziata e l'Huffington, e il personaggio del Nazareno è morto. Però Dragoni, sveglia, una cosa che voglio chiedere, per favore, piccola, un minuto, cosa vorrebbe veramente fare il nostro Berlusconi? Perché noi scherziamo sull'età, eccetera, però quello è ancora, diciamo così, ancora gliela molla. Allora, che vorrebbe fare? Di dove vorrebbe arrivare? Cioè il sogno che ha lui a questo punto della vita, il sogno a questo punto qual è? Allora, attraverso Rai Way, gli impianti della Rai, intanto sul discorso del 51% che resta dello Stato devo dire due cose, che ieri Pier Silvio Berlusconi in privato ha detto che la loro offerta non è ostile, quindi a lasciare intendere che che ci può essere un accordo, e Fedele Confalonieri è stato visto incrociare ieri intorno a Montecitorio o Palazzo Chigi, quella, con un'aria serafica molto soddisfatta, appagata, quindi non come uno che pensa di aver fatto una mossa demenziale, come hai detto Michele. Ma allora Berlusconi con questa mossa è molto attivo, vuole riposizionare Mediaset, rivitalizzarla, togliere le aree di perdita, sta cercando di vendere, di sbolognare Mediaset Premium, nella quale ci sono i diritti del calcio, ha già venduto a Telefonica Spagnola l'11%. Posso venire a Murdoch? Là esatto. Dove sarà interessante capire la posizione del governo, quando tutta la televisione a pagamento tornerà a essere di un unico proprietario, se allora scatterà, però vedremo. E grazie a Telefonica, che ha pagato 100 milioni l'11%, ha dato un valore a Premium che perde soldi, ma è come se valesse quasi un miliardo. E la può prendere Murdoch, ma forse Telecom Italia. Attenzione, perché questo allora è il punto chiave, è il vero cuore dei piani di Berlusconi. Perché è da anni Telecom, Telecom segnate, Italia. Pure Berlusconi, segno che poi si scorda, Telecom. È da anni che Mediaset ci prova a prendere Telecom, ci provo già, era anche nei Capitani Coraggiosi dell'Opa di Colaninno, certo. Con una piccola quota, poi inguattata. Allora, oggi l'obiettivo è prenderla ma non pagarla,
fondendo la con Mediaset, fa una grande fusione, certo. Perché Telecom ha un azionariato frammentato, ci sono le banche, le grandi banche che vogliono uscire, Mediobanca, hanno perso soldi. Se si facesse la fusione oggi, Berlusconi solo con i valori di borsa avrebbe l'8% di Telecom più Mediaset e sarebbe uno degli azionisti più grandi, perché oggi l'azionista più grande è Telefonica col 14% che vuole uscire. Ma quale sarebbe il passo successivo? Telecom darebbe la possibilità di trasmettere i contenuti televisivi anche via internet e quindi farli arrivare anche a tutti quelli che non hanno il satellite o che non hanno appunto l'abbonamento premium. Primo punto. Però c'è un ulteriore passo. Telecom sta cercando di comprare MetroWeb, una società che dovrebbe servire a sviluppare la banda larga o addirittura ultralarga, che questo è un desiderio anche di Renzi, l'agenda digitale entro il 2020. Ma di chi è MetroWeb? L'azionista principale di maggioranza è la Cassa Depositi e Prestiti, cioè lo Stato. Nell'ipotesi di accordi già scritti ma ancora non fatti, perché non c'è ancora un accordo, è previsto che se Telecom comprasse MetroWeb potrebbe esserci un cambio azionario per cui alla fine la Cassa Depositi e Prestiti diventerebbe azionista di Telecom. Quindi se l'operazione andasse in porto avremmo una grande Mediaset più Telecom che avrebbe come azionisti sia Berlusconi sia il governo, cioè Renzi, si troverebbero faccia a faccia e questa sarebbe un'operazione di mercato. Naturalmente tutte balle di questi complottisti che si riuniscono qui, i Dragoni dal Sole 24 Ore, lui dall'Huffington, ovviamente Travaglio sempre fermo, direttore del Fatto. Ovvio. Di Battista è complottista, diciamo, per definizione, diciamo, anche molto alto, diciamo, nelle classifiche internazionali. Quindi, diciamo così, diamo la pubblicità, diamo appuntamento a tutti voi per giovedì prossimo, ma io devo dare appuntamento all'uomo che può concludere questa serata in maniera adeguata, che è Vauro, che chissà che cavolo sta preparando dietro le quinte dopo tutto quello che abbiamo sentito. Quindi fra poco Vauro, grazie. Apriamo stavolta, io chiudo sempre con una nota d'ottimismo, invece stavolta voglio aprire con una bella notizia, che ieri Charlie Hebdo è tornato in edicola, credo che abbiamo, ecco la copertina. C'est reparti. Non so se il mio francese è ottimo. Ah, boh, ma ecco, ma ora lasciamo l'Hebdo francese alla Francia e andiamo all'Hebdo italiano. Eccolo qua. Bravo. Eccolo. Bravo. Silvio Hebdo. C'est reparti. Pure lui, aussi, c'est reparti. Allez, eccolo qua. E però in Italia, sai, non è laica come la Francia, insomma, no? C'è qualcuno che storce il naso, anche se ce l'ha all'insù. La presidente della Camera per una satira sostenibile. Boldrini Hebdo, tu ne pas perdonné. Rappel. E dalla Boldrini Maometta andiamo alla Libia. E io lì devo fare un plauso al nostro grande inviato. Libia, l'inviato Bertazzoni. Bip bip! Allenato a rincorrere i politici nostrani, sfuggì senza sforzo ai miliziani dell'ISIS. Bravissimo. Ora io però devo spezzare una lancia per questi... A favore di chi? Ma a favore di quei giorni britannici, che è uno sfigato del cazzo, diciamo la verità, guarda. Guerra all'ISIS. Vengo, non vengo, con l'ONU, senza l'ONU. Basta, non ce la faccio più, l'attesa mi uccide. Dai John, non fare così, vedrai che prima o poi Renzi si decide. E poi John proprio fa una vitaccia, tant'è che sei un po' incazzato. Ultimatum dell'ISIS agli USA. O la piantate di pretendere che indossi questo ridicolo costume da diabolic, o vi trovate un altro spauracchio. Ma può andare uno in giro vestito così? Ma che cazzo. Comunque, serve, no? Serve. L'ISIS, i russi, pensa che palle se si dovesse vivere senza nessuno che ci minaccia. Due coglioni incredibili. E andiamo avanti perché ci sono altre guerre un po' più casalinghe, diciamo, no? Scontro Salvini-Tosi. Ma non dovevano prendere a calci in culo noi? Prima gli italiani. Tocca aspettare che finiscano di prendersi a calci tra loro. Prima gli italiani. Mi sembra proprio. Prima gli italiani. E poi c'è un'altra sfida importante. Quale? Quale? Jobs Act. Landini sfida Renzi.
Ma come cazzo ti sei conciato? Tutele crescenti. Sai, è andato così. Comunque, Landini o non Landini, Renzi va avanti, va dritto, certo, come una spada. Al vento in poppa. L'ultima legge, la responsabilità civile dei giudici è legge. Renzi fa quello che Berlusconi non è mai riuscito a fare. Manca solo che ti trombi la Bindi. E ora andiamo a Rai Way. Rai Way c'è, cioè, no? Rai Way, il gioco della torre. Sulla torre ci siamo io e te. Tu che fai? Te la vendo. Molto semplice. E poi andiamo anche alle belle notizie. Belle non per tutti, ma insomma, ecco. Trasparenza. Hanno abolito il segreto bancario. Ecco, così ora tutti sapranno che non abbiamo un cazzo neanche in Svizzera. Per la miseria. Lasciateci almeno il blef. Qui sempre parlando di Svizzera. Sul suo blog Grillo esprime solidarietà a Gino Paoli per i compensi in nero dalle feste dell'Unità. Sì, ma poi ha cancellato il post perché ha scoperto che lo pagavano più di lui. Sai com'è? Questo è cattivo, eh? Ma che io so buono, quando mai? Quando mai? Infatti. Io so buono solo con Di Battista perché la penso come lui. È un'eccezione. Confessioni. Pannella ammette di avere dei figli depositati in Svizzera, perché non ci si capisce più nulla, sì. E ora andiamo verso il finale, non possiamo tralasciare il Quirinale e anche il Vaticano, perché anche lì non è una guerra, il Vaticano stasera. Ma sì, ma perché non c'è una guerra là di religione vera e propria, però c'è insomma una certa competizione, diciamo. Eccolo qui, Papa Mattarella, gara di umiltà. Io viaggio su un'utilitaria. Io in tram, ah sì? Allora io vado a piedi, e io a piedi nudi, tiè, si accettano scommesse. Come finirà? Come e finirà? Notizia dell'ultima ora, eccola qui, Grillo e Casaleggio al Quirinale con la giovane attivista. Sicuri che è maggiorenne? Allora, sono due notizie in chiusura. Prima tu, Maddalena. Sì, visto che abbiamo iniziato la puntata parlando di Jihad Dijon, no, del boia dell'ISIS, è uscita la notizia ora, la scovata la BBC, abbiamo anche il documento originale. Era stato già attenzionato dai servizi segreti britannici nel 2010 per dei contatti con dei terroristi di Al-Shabaab in Somalia. Michele fu addirittura fermato dai servizi nel 2010, gli fu tolto il passaporto e pare che sia stato proprio questo evento quello che poi l'ha fatto, diciamo, infuriare particolarmente. Cercava disperatamente di lasciare il paese e poi nel 2012 alla fine ce l'ha fatta ed è arrivato in Siria. Sì, sul web, perché la Casa Bianca ha definito la guerra alla propaganda dell'ISIS perdente, ma qua sembra addirittura che sia un 2-0, perché il califfato e gli account vicini sono riusciti ad abbattere quella che è la monitoring section, che praticamente è il sistema con cui Anonymous blocca gli account dei jihadisti. E ora ci dicono le nostre fonti dentro ad Anonymous che tutto è stato riattivato, il contrattacco è in atto, però diciamo continueremo a dare aggiornamenti, ma la situazione sembra preoccupante. Cioè, da che Anonymous voleva attaccare l'ISIS? Siamo al contropiede, diciamo. Stiamo attenti con sta ISIS, cerchiamo di fare le cose giuste prima che sia troppo tardi. Vabbè, grazie, ci vediamo giovedì prossimo.